Registrerà la conferenza. Chiedo gentilmente a tutti di tenere spento momentaneamente il microfono. Spegnete tutti il microfono così vediamo di riuscire a partire. Grazie. Ora si registrerà la conferenza.
Allora, buonasera a tutti. Diamo inizio a questa seduta del Consiglio Comunale di oggi, giovedì 7 maggio 2020. Chiedo al dottor Coscarelli gentilmente di procedere all'appello. Grazie. A tutti gli altri, scusate, chiedo di tenere al momento il microfono chiuso e aprirlo nel momento in cui dite presente e poi rispegnere. Grazie. Grazie Presidente. Carina Roberta. Presente. Pozzoli Emanuele. Presente. Corbetta Alessandro. Presente. Romanò Flaviano. Presente. Riva Paola. Presente. Bruscagini. Presente. Duca Giovanni. Cacciatori Alessandro. Presente. Tolotta Massimiliano. Presente. Marazzi Gianluca. Presente. Gatti Vittorio. Presente. Stato. Cazzaniga Sergio Gianni. Presente. Tettamanzi Maria. Presente. Villa Fabrizio. Presente. Cattaneo Andrea. Presente. Maddaloni Stefano. Presente. Alfieri Piero. Presente. Quindi a me risulta assente Duca Giovanni. Sì, Quindi esatto. 16 presenti. 16 presenti e un assente. Poi abbiamo Gallenda Ermo. Presente. Casiraghi Luciana. Fusco Barbara. Riva Alcide. Presente. Viviani Luca. Presente. Quindi tutti i nostri cinque assessori sono presenti. Presidente, a lei. Grazie. Allora, prima di tutto, ricordo qualche piccola regola per la gestione di questo consiglio che è in videoconferenza e in parte in presenza. Quindi, per richiedere la parola, mi potete scrivere, come abbiamo fatto nello scorso consiglio, sulla chat che avete a fianco della piattaforma per richiedere la parola. Tutti tenete il microfono chiuso, come ho già detto. Io, quando è il momento, vi lascio la parola e chiedo a voi direttamente di aprirvi il microfono. È inutile che ve lo apro io, siamo tutti adulti e capaci di gestircelo da soli. Nel momento eventualmente in cui, doveste terminare l'intervento, vi ricordo che è il momento di terminare. Ecco, quando avete terminato, lo chiudete, lo tenete spento. Quindi lo aprite in autonomia quando io vi lascio la parola. E poi lo spegnete in autonomia. Per
Abbiamo concordato con i capigruppo che in questo Consiglio Comunale tutti i consiglieri hanno la possibilità di intervenire e non solo i capigruppo come la volta scorsa, visto che la volta scorsa c'erano degli argomenti un po' più lunghi e complessi, questa sera dovrebbero essere degli argomenti un pochettino più agevoli e quindi tutti i consiglieri hanno la possibilità di intervenire. Vi chiedo un intervento solo per ciascuno, la lunghezza non stiamo tanto a misurare il tempo, a meno che non sia eccessivamente lungo, in quel caso intervengo a ricordarvi di fermarvi. Se proprio ci dovesse essere un'eventuale replica, una sola replica a testa, e in questo caso molto breve, quindi proprio un minuto per una replica eventuale, ma non più di una replica, così cerchiamo di mantenere comunque una seduta abbastanza agevole per non, visto anche un po' le difficoltà dei collegamenti e delle varie situazioni. Ecco. Niente, quindi questo solo per la parte tecnica. A questo punto iniziamo la trattazione del nostro ordine del giorno. E come da ordine del giorno lascio la parola al sindaco Emanuele Pozzoli per le comunicazioni del sindaco. Grazie. Buonasera, vi riporto un aggiornamento sull'attuale situazione relativa all'emergenza coronavirus nella nostra città. Ad oggi contiamo 128 persone risultate positive al Covid-19, così divise. 61 sono i cittadini besanesi non residenti presso RSA e 67 invece sono i cittadini besanesi residenti presso le case di riposo. Attualmente sono 43 i nostri concittadini posti sotto sorveglianza attiva. È un dato in decrescita rispetto alle ultime settimane di marzo e alle prime di aprile, che sono state le più tumultuose, e che quindi testimonia la bontà delle misure di contenimento. Complessivamente la misura della sorveglianza attiva ha riguardato circa 300 cittadini besanesi, ai quali vanno sommati i Covid positivi. Pertanto le persone interessate dal virus direttamente o indirettamente sono circa il 4% della popolazione della nostra città. Questi numeri ci fanno capire quanto pervasiva sia stata la diffusione del virus all'interno della nostra comunità, che però è un campione abbastanza singolare, perché conta 3 RSA sul proprio territorio, però è un campione della nostra provincia, poi della nostra regione e del nostro paese. Rispetto all'ultimo consiglio comunale ci sono state ulteriori misure attuate dall'amministrazione comunale che vi vado velocissimamente ad elencare. Sono stati acquistati 30 saturimetri messi a disposizione dei cittadini di Besana, in quanto si sono verificati essere uno strumento estremamente utile per monitorare lo stato di salute dei malati Covid. Il saturimetro viene consegnato direttamente al domicilio del malato dalla protezione civile dopo la segnalazione del medico curante. È un primo strumento che può essere reso disponibile direttamente a casa della persona malata, che può dare un'indicazione preziosissima, cioè sulla presenza di ossigeno nel sangue. C'è stato un periodo in cui sono stati di difficile reperimento, noi ne abbiamo 30 a disposizione dei nostri concittadini e li teniamo lì. Nel caso, come da più parti si dice, dovesse ripresentarsi il problema dell'epidemia a settembre, ottobre, insomma, in coincidenza con la diffusione dell'influenza. È un patrimonio che abbiamo a disposizione. Inoltre è stato attivato il carrello solidale in collaborazione con i supermercati besanesi. Stiamo proprio lavorando in questi giorni a quest'ulteriore iniziativa, al momento lo hanno attivato 3 supermercati su 4, siamo in attesa della conferma del quarto e funzionerà così, le derrate alimentari raccolte saranno destinate ad aumentare la disponibilità di Caritas, con la quale è sempre stato positivo il rapporto ed è sempre stato mantenuto dall'ufficio servizi sociali e dalla responsabile Caritas e dall'amministrazione comunale, insomma, insieme schierati su questo fronte,
perché ci rendiamo tutti conto che l'emergenza, la parte difficile relativa all'emergenza economica è ancora da venire, quindi dobbiamo ora iniziare a strutturarci per far fronte anche a quello. In più occasioni, tra l'altro, in queste settimane sono stati recuperati presso ospedali farmaci salvavita per i cittadini di Besana a cura della Protezione Civile, sono stati portati direttamente agli utenti. È stata anche fornita assistenza per il rientro in patria di concittadini all'estero. Una nota particolare, come si evince dai numeri, riguarda le misure poste in essere per dare un supporto alle tre RSA del nostro territorio, che pur essendo enti anche economicamente indipendenti, secondo noi hanno meritato la nostra attenzione, il nostro supporto per quanto è stato possibile, perché lì sono ricoverati molti nostri concittadini, anzi la fascia di popolazione più colpita ed esposta all'epidemia, sono i nostri concittadini che sono la memoria, il tesoro della nostra, del nostro passato, della nostra esperienza e di ciò che siamo. Ed è con questo approccio che abbiamo dato una attenzione particolare a queste strutture. Infatti l'attenzione verso le case di riposo del territorio è stata fin da subito alta, con la visita mia e del vice sindaco Gallenda già nella giornata di domenica 23 febbraio e il costante contatto con le dirigenze delle strutture. Non più tardi di oggi è stato fissato un incontro con la nuova dirigenza di una delle tre RSA. Inoltre sono state consegnate alle tre strutture un totale di 480 mascherine FFP2 per gli operatori sanitari e diverse centinaia di mascherine chirurgiche. È stato consegnato un flacone di circa 20 litri per ogni struttura di liquido igienizzante per le mani e per le superfici. Sono state consegnate inoltre 20 brandine dalla Protezione Civile di Besana per permettere al personale ivi operante di non uscire dal reparto in caso di necessità. Inoltre, per quanto riguarda la fascia più ampia della popolazione, rispetto a tutte le attività che erano già state poste in essere che vi ho elencato nel precedente Consiglio Comunale, come ad esempio la distribuzione di mascherine chirurgiche nei confronti delle persone più bisognose, che hanno avuto accesso al pacco solidale di Caritas, che hanno avuto accesso al buono spesa, che sono rientranti nella distribuzione del buono pasto quotidiano, è stato distribuito un pacco di 30 mascherine per famiglia per consentire a tutti di osservare le prescrizioni nazionali e regionali, come comunicato anche recentemente dal governo. Ringrazio per questo la Protezione Civile, l'Ordine di Malta e i volontari che si sono prodigati nella distribuzione, in particolare glielo devo il consigliere Bruscagin, che ha coordinato l'attività dei volontari e della distribuzione in generale con il responsabile della Protezione Civile Dario Grassi, a cui va anche il mio ringraziamento. La distribuzione ha raggiunto oltre l'83% della popolazione, avevamo stimato noi di raggiungere un 70%, considerando però che nel 100% anche le abitazioni vi sono anche le abitazioni intestate ad aziende e le seconde case, quindi la percentuale raggiunta è decisamente più alta, il tutto senza stampare una sola locandina o un manifesto. Uno sforzo organizzativo enorme ed inedito del tutto per la nostra città, che ha dato però risultati impressionanti nella capacità di penetrazione, soprattutto alla luce di un metodo comunicativo assolutamente innovativo. Ovviamente questa esperienza torna utile anche per la predisposizione, per l'ammodernamento del piano di emergenza comunale, perché mai prima un'esperienza di questo tipo era stata fatta, un'esperienza di distribuzione di questo tipo. E a proposito di distribuzione, si è conclusa la distribuzione dei buoni spesa, sono stati lavorati e distribuiti 332 buoni spesa, raggiungendo circa il 5% delle famiglie besanesi. 20 di queste famiglie, tra l'altro, hanno almeno un disabile al loro interno, elemento che ha comportato nei criteri di distribuzione definiti dall'amministrazione comunale un incremento del buono stesso. Complessivamente i buoni hanno raggiunto famiglie composte per un totale di 965 persone. Anche in questo caso devo ringraziare per l'assoluta novità di come si è svolta la distribuzione, ancora una volta la Protezione Civile e soprattutto l'Ufficio dei Servizi Sociali, perché abbiamo utilizzato un metodo
assolutamente nuovo, cioè quello del form online da affiancare poi alle telefonate per la distribuzione di questi buoni. Questo ci ha permesso, come vedete dai numeri, di entrare in contatto con una fascia assolutamente nuova di popolazione che necessitava, seppur in un momento temporaneo, molti di essi, un affiancamento, e ci ha permesso di comprendere più in profondità le esigenze e i bisogni, e in qualche caso si è intervenuti con qualche consiglio, uno su tutti ad esempio la sospensione del mutuo. È stato uno strumento di conoscenza nuovo, mai utilizzato prima, ma ci ha permesso di smaltire molto il lavoro. D'altronde 339 buoni, ve li rendete conto, in pochi giorni sono tantissimi, e devo fare davvero i complimenti a chi ha predisposto il form online, a chi l'ha ideato, e alla Protezione Civile e all'Ufficio dei Servizi Sociali, perché davvero si sono fatte in quattro le nostre ragazze, fatemelo dire, per svolgere tutta questa attività. Queste misure che ho elencato riguardano la fase emergenziale, al contempo però si sta lavorando per ripartire. Da ieri infatti gli uffici comunali sono tornati ad essere aperti al pubblico rispettando le norme di contenimento del virus. L'accesso agli uffici infatti è disponibile previo appuntamento e previa misurazione della temperatura corporea rilevata ad un checkpoint costituito all'uopo. Ringrazio il dipendente che si sta occupando della rilevazione della temperatura di tutti, compresi ovviamente anche la parte amministrativa, quindi la giunta in primis va, prima di accedere, a farsi misurare la temperatura, altrimenti viene inibito l'accesso. Tutti gli uffici comunali inoltre sono stati attrezzati con barriere di protezione e stand con dispenser di gel igienizzante. E venendo qui si ha già una sensazione diversa rispetto al passato, ma questa è solo la prima fase di una più generale riorganizzazione degli uffici per renderli più razionali e funzionali, non solo a fronte dell'emergenza coronavirus, non solo a fronte delle necessità che dovremo affrontare nei prossimi mesi, ma anche per sfruttare l'occasione per rendere più razionali e più fruibili gli uffici e per renderli più orientati verso l'utente. Parallelamente continua lo sforzo per digitalizzare quanto più i servizi. Questa è la vera sfida del nostro comune, perché arriva da decenni in cui sono mancati strategie ed investimenti per restare al passo di un mondo che correva, mentre noi rimanevamo fermi al palo nel passato. D'altronde basta guardare il nostro sito comunale per ricordarsi che è stato inaugurato sotto l'amministrazione Mauri, che si è conclusa nel 1999, il secolo scorso. Oltre agli investimenti però, la vera sfida è modificare la forma mentis dell'ente, perché ovviamente non si è adeguata gradualmente con questo cambio di passo negli anni. Ora dobbiamo correre, lo stiamo già facendo. Io penso che già il forum online per l'accesso ai buoni spesa sia stata una dimostrazione. Un altro esempio è la riapertura della piattaforma ecologica, che è stata prima solo per il conferimento del verde e ora per tutto, ma sempre su prenotazione. L'abnorme numero di richieste ha fatto collassare la modalità di prenotazione, che attualmente è solamente telefonica, perché era imprevedibile una richiesta di questo tipo. Pensate che sono già piene 2 settimane di prenotazione e ogni settimana conta 290 appuntamenti. Questo ci fa capire la dimensione delle risposte telefoniche e programmazione del calendario, che è stato operato da un operatore alla volta. Quindi la risposta anche qui è stata creare un tool di prenotazione online per mantenere comunque la prenotazione, perché previene gli assembramenti ma anche le code, come è successo negli altri comuni. Non vogliamo replicare questa esperienza, io sono convinto anche che quando ci saremo abituati a prenotare il conferimento dei rifiuti presso la discarica attraverso la prenotazione, sarà estremamente più comodo, perché non devo fare coda, arrivo, getto il rifiuto e me ne vado. Si sta lavorando alacremente al tool e sarà pronto per l'inizio della prossima settimana, e dovrebbe anche essere in grado di restituire in automatico l'appuntamento, però su questo stiamo davvero lavorando di corsa per cercare di recuperare. Inoltre, al fine di evitare gli assembramenti, riaprono da lunedì 11 anche i cimiteri con il criterio dell'ordine alfabetico. Altri comuni hanno aperto
due giorni alla settimana, tre giorni alla settimana. Abbiamo ritenuto che riducendo il numero di ore di apertura dei cimiteri si possa in realtà favorire le possibilità di contatto tra le persone. Allora, dovendo immaginare uno strumento diverso, si è utilizzato quello che in molti stanno utilizzando o hanno utilizzato, ad esempio, per i supermercati. Quindi legando l'accesso ad un giorno alla settimana in corrispondenza dell'iniziale del proprio cognome o del proprio capofamiglia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, io mi chiamo Pozzoli, potrò andare, se non sbaglio, il giovedì. E potrò andare io con mia moglie. Se mia moglie vuole andare invece al cimitero, andrà nel giorno che ricade sotto la S, che è l'iniziale del suo cognome. Io so che regole di questo tipo possono sembrare incomprensibili, però dobbiamo veramente ricordarci di non perdere mai la barra davanti a noi, che è evitare il contatto, evitare il contagio, evitare gli assembramenti, soprattutto tra persone anziane, che sono i principali utenti dei cimiteri. In questo modo cerchiamo di frazionare quello che è successo, ad esempio, con la discarica. Riaprendo un servizio dopo due mesi, è inevitabile che ci sia un'onda che arriva all'improvviso. Dobbiamo intanto infrangere quest'onda, trasformarla in tanti piccoli rivoli e dopo, quando saremo tornati alla normalità, riaprire completamente i cimiteri. Sono esclusi il sabato e la domenica proprio per non avvantaggiare quelle persone che hanno l'iniziale del cognome che sarebbe ricaduta sul sabato o sulla domenica. Quindi anche qui cerchiamo di mantenere una equità nei confronti di tutti. Piano piano, passata quest'onda, ritorneremo ad aprire normalmente i cimiteri e, lasciatemelo dire, la decisione di riaprire i cimiteri è stata spinta molto anche dal fatto che abbiamo saputo che in molti purtroppo si recano a piangere i propri cari la sera, magari quando in totale solitudine, ma quando a cimitero chiuso davanti ai cancelli. È una cosa che è un pugno al cuore e al quale dobbiamo per forza porre rimedio. D'altronde sono state settimane, mesi incredibilmente difficili. Adesso, anche da questo punto di vista, sempre mantenendo attenzione alle misure di contenimento, dobbiamo però iniziare a ricomporre questa ferita salutando degnamente i nostri cari. So che Don Mauro anche sta lavorando per dare a tutti un degno saluto dal punto di vista religioso. Io penso che forse anche noi, dal punto di vista civile, dovremmo dedicare un momento istituzionale per ricordare tutte queste persone che in questo periodo sono mancate e che non hanno avuto un saluto, non solo dal punto di vista religioso, ma proprio di tutta la comunità. Un abbraccio, ecco. Al contempo, in mezzo a tutte queste misure, si è iniziato un dialogo con le scuole materne paritarie convenzionate. Un importante appuntamento ha visto il nostro comune essere il primo ad iniziare il dialogo con APA Confartigianato attraverso i suoi responsabili provinciali, proprio per quel tipo di attività che sappiamo essere dalle nostre parti le più numerose. Allo stesso modo, presto si aprirà il confronto con i commercianti. Già da martedì prossimo inizieremo ad incontrare una piccola rappresentanza e dopo presenteremo qualche idea a cui stiamo lavorando in modo più diffuso e più ampio verso tutti i commercianti di Besana. In sostanza, lo spirito dell'amministrazione comunale è volto ad una ripartenza vigorosa ma consapevole che il rischio non è ancora passato. Certi dell'esigenza che la tutela della salute sia prioritaria, ma che non possiamo dimenticare anche la tutela della salute economica delle nostre famiglie e delle nostre attività imprenditoriali. Facciamo nostra la sfida di cogliere l'occasione di un cambiamento necessario in un cambiamento positivo. Perché se è vero che dall'inizio dell'anno abbiamo dovuto piangere tante persone care, allo stesso tempo Besana ha abbracciato 29 nuove vite che ci sorridono e ci impongono di guardare avanti con fiducia. Grazie a tutti di avermi pazientemente ascoltato. Grazie, signor Sindaco. Lascio la parola, come da richiesta, al consigliere Bruscagin Davide. Grazie Presidente.
Durante l'emergenza che ci ha colpito in questi mesi, accanto ai volontari della Protezione Civile e all'Ordine di Malta, è stato anche proposto alla cittadinanza di offrire parte del loro tempo a titolo gratuito per la realizzazione di alcuni servizi fondamentali per l'emergenza, come il servizio pronto farmaco, l'informazione presso la Casa Comunale ai cittadini besanesi e la distribuzione di più di 200.000 mascherine a 6.900 nuclei familiari su tutto il territorio besanese. Le proposte come volontari sono state davvero tantissime. Più di 40 sono arrivate da giovani abitanti a Besana ed è anche grazie a loro se siamo riusciti a garantire i servizi prima descritti. C'è davvero stato un lavoro di squadra, in stretta collaborazione con la Protezione Civile e l'Ordine di Malta, in cui tutti, giovani e adulti, hanno saputo collaborare benissimo, ognuno mettendo a disposizione le proprie capacità e le proprie conoscenze. Nella gravità di questa esperienza, poi, è anche emerso un aspetto positivo. L'emergenza, infatti, ha suscitato nei ragazzi e nei giovani molto senso civico, altruismo e desiderio di aiutare. Questo ci fa davvero onore ed è la dimostrazione, e lo ribadisco anche se ho già avuto modo di dirlo a tutti i giovani volontari, che nonostante molte volte noi ragazzi veniamo definiti svogliati, nella realtà, come abbiamo dimostrato, non è così. Anche ora che l'emergenza sembra essere più contenuta e si spera possa presto concludersi, è però importante che questa esperienza sia d'esempio e di spunto anche per il futuro, perché abbiamo sotto i nostri occhi la dimostrazione che ci si può fidare dei giovani e anche che sono una risorsa molto importante per la nostra Besana. Grazie. Grazie consigliere Bruscagin. Mi associo al ringraziamento a tutti i volontari e in particolare a tutti questi giovani, ma i besanesi già sanno che si possono fidare dei giovani perché ne hanno votati tanti lo scorso anno e in tanti siete in questo consiglio comunale e quindi fate onore a tutta la cittadinanza. Grazie a tutti. Ora la parola al consigliere Cazzaniga Sergio Gianni. Innanzitutto ringrazio il signor Sindaco per le comunicazioni e le informazioni che ci ha dato. Vorrei fare però alcune osservazioni. Una riguarda l'importante esperienza del metodo comunicativo attraverso la distribuzione delle mascherine. Il grosso problema è che riguardo alla distribuzione delle mascherine non c'è stato nessun tipo di comunicazione alla cittadinanza sulla caratteristica di quelle mascherine e sull'eventuale modo di utilizzare quelle mascherine. Sappiamo tutti che quelle mascherine, se utilizzate per esempio nell'accesso al supermercato, sono pericolose. Il termine giusto è sono pericolose, perché sono d'accordo col signor Sindaco che in questo momento dobbiamo avere la massima attenzione al controllo dei fenomeni del coronavirus che si stanno sviluppando. Quelle mascherine possono essere utili, io non voglio dire che non servono a nulla, possono essere utili a chi dovesse uscire di casa e sicuro di non incontrare nessuno, ha l'obbligo giustamente di mettere qualcosa sul viso e mette quelle mascherine. Ma quando ci si incontra per strada su un marciapiede, è opportuno che le mascherine siano molto più consistenti di quelle. E difatti, fortunatamente, i cittadini besanesi, molto responsabili, non le utilizzano nel camminare per strada. Tutti per strada hanno delle mascherine molto più, tra virgolette uso questo termine, magari poco tecnico, difensive, e molti usano quella ormai che sta arrivando a disposizione, che è la mascherina chirurgica. Tutti se la mettono sul viso, tutti si proteggono, ecco. Quelle mascherine andavano comunicate meglio sul tipo di caratteristica che avevano. Quello è stata un'azione, a mio avviso, molto pericolosa, perché data in quella maniera, la comunicazione era questa: con questa mascherina puoi uscire in qualsiasi situazione. No, con questa mascherina a distanza di 2 metri da una persona non sei al sicuro. Stai almeno a 3 metri, che è la distanza dove si è sicuri senza mascherine. Questa comunicazione che è mancata, secondo me, come dire, è importante. Poi, che si sia fatto magari un esperimento di distribuzione positivo, nel senso della tecnica di distribuzione. Certo, ma abbiamo distribuito del materiale, ripeto,
senza informazioni pregresse, annesse, usate il termine che volete, a mio avviso molto, molto pericoloso. Questa è la prima caratteristica. Riguardo ai cimiteri e riguardo alla discarica. Ovviamente noi parliamo qua perché non abbiamo occasioni di poter discutere di queste problematiche in altre sedi. I nostri cimiteri hanno una caratteristica, tra virgolette, molto problematica, segnalata dal signor Sindaco anche nelle sue esposizioni dei pomeriggi alla cittadinanza, cioè sono tanti, sono per frazione e da gestire, ovviamente sono molto complessi per la struttura, per la gestione delle tombe, eccetera. Però questa caratteristica ci avvantaggia sul fatto che abbiamo delle superfici cimiteriali rispetto al numero della popolazione molto vaste. Ora, io condivido in un senso la scelta magari inizialmente di non aprire il sabato e la domenica, che sicuramente sono i giorni di maggior, come dire, frequenza contemporanea dei cimiteri. Ma durante la settimana, magari con i primi giorni d'apertura dei controlli, una presenza di controllo che si poteva organizzare, l'apertura dei cimiteri poteva essere diretta. Cioè dal lunedì si aprono i cimiteri, dal lunedì al venerdì, non li apriamo il sabato o la domenica e avvisiamo la popolazione, non li apriamo perché non si devono far lì degli assembramenti. Nei cimiteri adesso, con dei cartelli, indichiamo che si entra da una parte e si esce dall'altra per non avere l'incontro il problema dell'entrata e dell'uscita. Tutti i nostri cimiteri hanno più di un cancello, però a mio avviso il cimitero poteva essere, come dire, aperto come viene fatto negli altri comuni. Ad esempio, secondo me, alcuni comuni stanno sbagliando ad aprire due volte soltanto la settimana, perché aprirlo cinque volte ti dà la possibilità di distribuire maggiormente la presenza delle persone. Questo sistema piuttosto complesso del capofamiglia che può andare al cimitero, eccetera, voglio dire, nel caso del cimitero non è utile. Sicuramente questo sistema è molto utile invece nella gestione dell'isola ecologica. Ecco, nel caso dell'isola ecologica, la gestione sicuramente più complessa, perché altre esperienze sono già state fatte, è l'inizio dell'apertura. È il momento iniziale che ha questi rischi di assembramento. Ripeto, in questo caso sì, con un'attenzione all'apertura per lettera alfabetica. In questo caso qui, secondo me sì, si poteva magari accennare al fatto della tessera del capofamiglia per poterci andare, distribuendo magari una lettera al mattino, una lettera al pomeriggio. Adesso poi tecnicamente chi ha a che fare con i gestori dell'isola ecologica lo sa meglio di me, per cui magari in questo dare questi elementi è molto più informata l'assessora Casiraghi, che magari è in contatto con Gelsi eccetera più di me, però sicuramente lì sì, una gestione così complessa come quella telefonica potrebbe essere superata da un'apertura per data, soprattutto agli inizi, soprattutto i primi giorni, e magari così, proprio per dire che ci si sta pensando, non si ha luogo dove pensare con voi, lo faccio adesso. Per esempio, stabilendo il divieto di accesso dalla strada che entra di fronte al cancello, usandola solo come uscita, e facendo che il parcheggio diventi una specie di invito all'entrata all'isola ecologica e da un ordine di uscita e di entrata in caso di file, che permette di tenere un certo ordine, permette di vedere la fila prima che tu arrivi dentro e crei dei problemi, e se c'è la fila potresti allontanarti. Faccio degli esempi, ripeto, su cui magari avete già pensato, magari non si possono fare, però io vedrei, rispetto a questi due problemi specifici di Besana, perché sei cimiteri, li ha solo Besana. Io non vedo la possibilità che ci sia un assembramento al cimitero di Calò, ma neanche a quello di Montesiro. Ripeto, se non
qui do ragione, inizialmente si spiegherebbe perché alle persone il vero rischio l'avremmo il sabato o la domenica, perché faccio l'esempio, in settimana uno va durante il giorno a sistemare la propria tomba, eccetera, ma sicuramente il sabato o la domenica rischia di andarci poi con la famiglia a far visita ai propri cari, eccetera, le nostre tradizioni le conosciamo, e dico anch'io, e vorrei essere chiaro, io sono della linea che ha espresso il signor sindaco. La fase 2 è una fase da gestire con grande delicatezza, perché è una fase delicata. Devo dire che positivamente sto vedendo, io abito in una zona di grande scorrimento anche di passaggi pedonali, e vedo che i cittadini di Besana stanno seguendo le indicazioni, stanno utilizzando le mascherine. Le tengono magari abbassate fino a quando sono a 10 metri, ma a 10 metri non c'è una persona che non metta le mascherine. E quindi stiamo andando abbastanza bene. Dove dobbiamo migliorare, mi permetto, è un po' nella gestione dei supermercati. Alcuni supermercati, per esempio, non provano la temperatura corporea prima dell'entrata. Se potessero far questo, sarebbe una cosa in questo momento molto utile. In altri supermercati viene fatto, in alcuni di Besana no. Do un consiglio al signor sindaco, non è una spesa, diciamo, eccessiva per un supermercato. Questo del controllo della temperatura del cittadino che entra può essere un consiglio utile ed interessante. Ultima osservazione che mi sento di fare questa. Signor sindaco, in queste comunicazioni spesso entriamo, come dire, nella pars, diciamo così, politica della comunicazione. Ora le faccio un esempio per capirci. Nelle sue comunicazioni, alla precedente amministrazione ha detto che non aveva i portatili per poter, di fronte alla necessità che c'è stata. Bene, le comunico che in provincia abbiamo deliberato proprio ieri una variazione di bilancio di 50.000 euro per prenderli per la provincia, perché le posso assicurare che lei, dagli scanni che occupava, se avessi dato anche soltanto a tutti i miei responsabili un portatile, avrebbe detto che il costo di un fisso è molto più basso e poteva svolgere benissimo il proprio ruolo. Non ho mai sentito dalle minoranze arrivare un'indicazione di un consiglio sull'acquisto di portatili, che come si sa ovviamente hanno un costo ed un costo effettivo più grande, e a parità di costo sono meno potenti. Niente, io ho finito il mio intervento, ripeto, ci tengo che venga preso come un discorso, come dire, propositivo, perché non abbiamo un altro spazio dove discutere di queste cose concrete, non esiste. Se ci fosse, lo faremmo in quella sede. Se avessimo la possibilità di parlare, io so, io con chi gestisce queste soluzioni delle problematiche di aperture di cimiteri, di cose del genere, la protezione civile, cose del genere, noi siamo sempre a disposizione. Questa scelta per i cimiteri, a mio parere, veramente è complicata, farraginosa e, come dire, con impegno e attenzione superabile per le caratteristiche dei cimiteri di Besana. Finito, grazie. Presidente, grazie. Grazie consigliere Cazzaniga. Mi permetto solo di dire una cosa, ma non per nessun intento né di risposta né di polemica né niente, ma per onore di verità, per quanto ne ho potuto constatare, cittadini besanesi camminano per strada con le mascherine che sono state distribuite, e io stessa le ho usate e le uso spesso, cambiandole con altre a seconda di come capita, però senza nessun problema, nessuna difficoltà. La parola al sindaco per una breve replica. Grazie. Sì, no, colgo l'occasione e ringrazio perché ci dà la possibilità di spiegare la ratio di alcune decisioni, perché è importante spiegarla, perché è vero che è difficile, no, in questo momento prendere certe decisioni,
e anche se possono risultare complesse, ho cercato di dirlo anche più volte, si deve cercare di comprendere lo sforzo che c'è dietro ad una decisione. Parto ad esempio dalla fine, sui supermercati. C'è stato un dialogo, in particolar modo con un supermercato, e sono d'accordo con Cazzaniga quando dice che non è una spesa grande per un supermercato. Pensate che è arrivata la richiesta di mandare noi qualcuno che misurasse la temperatura della Protezione Civile. Capite che già con tutte le attività che stanno facendo i nostri uomini e le nostre donne della Protezione Civile, andare a fare anche un servizio ad un'azienda privata, francamente mi sembrava un po' troppo. Non mi sono sentito nemmeno di chiederlo al responsabile della Protezione Civile, ho subito detto di no. Si può fare un invito, questo certamente, anzi, io penso che sia addirittura prescritto per i supermercati di levare la temperatura, come prescritto per l'accesso ad ogni azienda. Quindi su questo si può vigilare ed eventualmente riaprire il dialogo, perché comunque devo essere sincero, al di là di questo episodio, con tutti i supermercati della nostra città il dialogo in questo periodo c'è stato. Abbiamo anche visto davvero tanti gesti di solidarietà positiva proprio da parte dei direttori in loco, quindi proprio delle persone che vivono Besana lavorandoci. Sui portatili, io ho semplicemente, non so se costano di più o di meno, lavorando in un'azienda che distribuisce elettronica mi verrebbe da dire di no sostanzialmente, però il punto è che arrivando da una realtà, la mia, professionale, nella quale da tempo veramente in me si è investito sulla possibilità di avere degli strumenti portabili per partecipare a riunioni, per poter lavorare da casa, non ho potuto non constatare l'arretratezza dell'hardware a disposizione della macchina comunale. È oggettivamente evidente, tanto che il primo giorno da sindaco io ho trovato qui un fisso nel mio ufficio e ho chiesto un portatile, ho fatto portare via sia la postazione che il fisso. Era solo un esempio, proprio per una forma mentis diversa, su un modo diverso di lavorare. Per quanto riguarda i cimiteri, ringrazio perché ho l'occasione ancora una volta per spiegare la ratio. Allora, è vero che sono tanti, ma proprio per questo mantenere un controllo su tutti sarebbe risultato davvero difficile, proprio per quello che dicevo prima, perché gli uomini della Protezione Civile sono già impegnati su diversi fronti, perché anche la polizia locale è impegnata su fronti diversi, e adesso con la ripresa, tra l'altro, della possibilità di uscire, con l'aumento del traffico, perché molti stanno andando a lavorare, sta subendo un aggravio ulteriore di sforzo. Tra l'altro, quelle procedure che stiamo attuando per riaprire al pubblico il comune vedono la polizia locale protagonista in alcuni casi per la rilevazione fisica della temperatura. Ricordiamoci che è sempre un gesto che adesso probabilmente diamo per scontato, ma comunque riguarda la sfera personale e riguarda anche la conservazione di dati, quindi riguarda anche l'avvicinarsi fisicamente con gli utenti che vengono qui. Bisogna sempre vedere che tutti siano disposti poi, no? a sottoporsi a questa cosa. Quindi sarebbe stato un ulteriore aggravio. Io mi rendo conto che è difficile e complessa questa esplicazione. Intanto, come tutte le altre ordinanze, come ad esempio quella della discarica, ha usato questo termine l'ordinanza, cioè in via sperimentale, vuol dire che è provvisoria per cercare di limitare l'impatto. Sulla possibilità di andare in discarica in base al nome, ma senza una prenotazione, avrebbe inevitabilmente creato delle code, come è successo in altri comuni. È proprio scartando questa ipotesi che siamo arrivati alla prenotazione, perché abbiamo visto che creava anche un problema di viabilità. Me lo ha riportato il nostro stesso comandante di polizia locale, perché ha subito lui stesso questa cosa e riportava il rischio di restare fermi in strada, perché bastano poi 10 macchine per occupare il nostro parcheggio, forse anche meno. Immaginatevi se avessimo avuto più macchine ferme in coda in via Matteotti, dove tra l'altro abbiamo il ponticello che passa sotto la ferrovia. Immaginatevi le conseguenze dal punto di vista viabilistico. Ho chiesto anche alle persone che si sono lamentate, mi hanno scritto, una è venuta addirittura qua in comune, ho chiesto la pazienza di comprendere che se un servizio è stato chiuso per 2 mesi, non possiamo immaginare che girando la chiave all'improvviso tutto torna come prima. Dobbiamo tutti portare un po' di pazienza e di calma,
perché è difficile questa gestione che è assolutamente nuova e non prevista, ed è comprensibile sulla discarica ad esempio che, essendo stati a casa molti per circa 2 mesi, ne hanno approfittato per tagliare, per sistemare il verde della propria abitazione, per sistemare lo sgabuzzino, la cantina, e quindi ci sia stata una richiesta abnorme di accesso alla piattaforma ecologica. Ma in entrambi i casi c'è un metodo che mi sono imposto di applicare fin dall'inizio. Possono apparire complicate le scelte, è vero, come era vero quando ci apparivano complicate le scelte che ci venivano calate dall'alto, ad esempio dal governo. E da subito non mi sono mai permesso, se avete notato, di discuterle, metterle in discussione, anzi in qualche volta sono anche intervenuto in difesa di alcune misure prese dal governo, riportando che venivano prese innanzitutto in presenza dei membri dell'Istituto Superiore di Sanità, che hanno una formazione tecnica scientifica che sicuramente supera le nostre, e sono state prese anche tenendo conto della difficoltà del momento e del raggiungimento dell'obiettivo. Mutatis mutandis riguardava anche me, quindi non mi sono permesso di discutere quelle scelte, ed è per questo che mi sfugge però la linearità del ragionamento di chi mi dice sostanzialmente di aprire i cimiteri completamente, ma allo stesso modo, contrariamente tra l'altro a quanto viene indicato dal governo, su consiglio immagino dell'Istituto Superiore di Sanità, di stare attenti perfino alla distanza di 2 metri, perché ci sono, però sono cose che non voglio in alcun modo discutere, perché né io, ma né Cazzaniga, abbiamo le competenze tecnico-scientifiche per poter elevarci a discutere certe cose. Io non penso che vedere dei video su Facebook ci possa equiparare ad un tecnico di questo settore. Tra l'altro conosciamo così poco di questa epidemia, per cui è davvero difficile giudicare. Io mi sono rimesso semplicemente alle normative e perfino alle indicazioni del governo più recente, con un video che ho diffuso, che semplicemente ribadiscono sempre le norme di comportamento che dobbiamo fare nostre in ogni caso ed in ogni occasione. Quindi la distanza sociale, addirittura è previsto che in assenza si possa stare perfino in assenza di mascherine sopra una certa distanza, ma al di là di questo, la pulizia delle mani, l'igienizzazione delle superfici, ecco, tutte queste misure dobbiamo farle nostre. Il nostro intento con quella distribuzione a cosa era rivolto? Abbiamo già coperto una fascia debole della nostra popolazione con la diffusione e la distribuzione delle mascherine chirurgiche, di cui eravamo certi perché sono arrivati dalla regione. Abbiamo distribuito 5 mascherine a testa alle persone in sorveglianza attiva, e prima vi ho detto che sono circa 300, questo vi permette di arrivare facilmente al numero delle persone coinvolte. A fronte di un'ordinanza regionale e dell'indicazione del governo che dice di tenere le vie respiratorie coperte con qualsiasi strumento, tanto che possono essere autoprodotte le mascherine, dice proprio così il video diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autoprodotte, quindi non vi è nessuna certezza su quegli strumenti. Allora, se abbiamo ragionato che se esisteva questa ordinanza e questa indicazione, dovevamo farci carico, abbiamo deciso di farci carico di dotare tutte le famiglie di Besana, cercando di raggiungere anche quelli che non abbiamo raggiunto con gli altri strumenti che ho indicato per raggiungere le fasce più deboli della popolazione, di raggiungere tutti per dotare tutti di uno strumento. Però dare indicazioni non supportate però scientificamente, se non da un video su Facebook, io non me la sono sentita. Quindi è stata quella l'indicazione. Poi è ovvio che chiunque sa benissimo che una mascherina FFP3 senza filtro è sicuramente meglio di un panno di stoffa davanti al volto. Io sono sicuro che ormai tutti l'abbiamo capito, lo vediamo andando in giro per Besana, che i nostri cittadini, come è stato detto prima giustamente, sono attenti. Ma almeno così abbiamo dotato chiunque a Besana di uno strumento che gli permettesse di evitare di emettere, almeno sulla lunga distanza, le proprie esalazioni. Io non penso che
in questo momento i cittadini di Besana, ma chiunque vada tanto vicino alle persone da soffiargli addosso, e sicuramente non è una fornitura che durerà in eterno, ma è una fornitura sufficiente per fare quello che è successo anche a me in assenza della mascherina che porto di solito. Io porto una FFP2, vi dico anche perché sono entrato in casa di Covid positivi, perché per fare una cosa urgente a una famiglia che aveva bisogno ho preso, sono andato, sono entrato io, va bene, e anche i guanti, e igienizzo perfino i guanti. Però per dirvi che abbiamo cercato di coprire tutta la popolazione, perché durante questa distribuzione, vi dico, c'è stato anche un caso che mi è stato riportato da parte dei volontari presenti, di una signora poverina che è arrivata coprendosi il volto unicamente con un fazzoletto di carta. Ecco, questa era l'intenzione. Ci sono stati alcuni cittadini che devo ringraziare, che hanno espressamente detto: io non le ritiro, le lascio a chi più ha bisogno. È evidente che dovremo dotarci di questi strumenti per molto tempo. Ben venga l'iniziativa del governo che ci permette di comprarle a 50 centesimi l'una, quelle chirurgiche, ma nel frattempo questa soluzione ponte ci ha permesso a tutti di distribuire qualcosa che quantomeno gli impedisse di uscire con sciarpa o foulard, come è stato indicato. Poi, che non siano le FFP3, lo so benissimo, lo sanno tutti benissimo, non c'è bisogno di questo. Sulla linearità, però, di sentirmi dire è meglio non indossare niente, o è meglio non indossare una minima protezione come questa e riaprire contemporaneamente i cimiteri, quando vi dico abbiamo l'esperienza di altri comuni che sono partiti prima di noi e il primo giorno di apertura hanno avuto un afflusso costante di persone, creando il rischio potenziale di assembramenti, mi manca la linearità di questo ragionamento. Ci sono altri comuni che hanno aperto i cimiteri indistintamente e hanno avuto un certo numero di persone presenti. Ci sono persone che vanno a dire l'eterno riposo tutte le sere fuori dai cimiteri, lo so con certezza questo, quindi immaginatevi se non abbiamo un afflusso alto almeno il primo giorno di persone. Abbiamo avuto nei primi 4 mesi dell'anno 2020 un incremento di decessi del 67% rispetto all'anno scorso. Questo significa che l'esigenza umana di andare al cimitero a salutare i propri cari è esponenzialmente aumentata. Decessi in parte legati al Covid, in parte dovuti per colpa del Covid. Io sono convinto di questa cosa, molti anziani sono morti perché per colpa del Covid non hanno avuto l'assistenza diretta dei propri cari e che quindi, come diciamo in ambulanza, si sono lasciati andare. Ho la coscienza di qualche caso di questo tipo, quindi faremo poi, secondo me, giustamente a fini statistici un'analisi alla fine dell'anno sui decessi, però sono convinto anche di questo, che sono imputabili a questo tipo di situazione assolutamente dolorosa. Quindi sulla distribuzione delle mascherine mi è spiaciuto, devo dire la verità, assistere alle polemiche. L'ho anche detto pubblicamente che mi è dispiaciuto. Mi è dispiaciuto vedere preso per vero il video di un farmacista, ma non ho trovato davvero il supporto scientifico da nessuna parte relativamente a quel video. Avrei accettato di più una critica politica non travestita da comunicazione, avrei apprezzato di più la chiarezza e la sincerità, però non fa niente. In questo momento abbiamo su di noi l'onere e l'onore di lavorare per ciò che riteniamo giusto di fornire alla nostra città. Le mascherine, non è stata data comunicazione su queste, sono costate 10.000 euro più IVA, vuol dire che è stato un investimento di 1,50 euro per famiglia, perché devo ringraziare l'azienda che ce le ha fornite e ci ha fatto uno sconto del 50%, comprendendo il motivo per cui le acquistavamo. Altri comuni hanno fatto questa stessa distribuzione, non più lontano di noi c'è Giussano, però mi pare che tante polemiche anche in quel paese non ci siano state. Però, ripeto, mi è dispiaciuto, ma non fa niente. Avrei apprezzato di più una critica politica sincera, non travestita di comunicazione,
sotto un aspetto fintamente scientifico. Non è tra l'altro da voi, se posso permettermi di dirlo. Però fa niente, voltiamo pagina, guardiamo avanti perché tanto lavoro ancora c'è da fare. I consigli benvengano, c'è il Consiglio Comunale apposta, che ci ha visto tutti eletti, nella minoranza o nella maggioranza. Ho sempre percepito così questo ruolo, anche da consigliere di minoranza. Sapete che abbiamo presentato un numero enorme di osservazioni, interrogazioni, mozioni, quindi benvengano sempre queste cose. C'è il Consiglio Comunale apposta. Mi è spiaciuto, però fa niente. L'obiettivo adesso non è dispiacersi, non è nemmeno la polemica politica. Adesso l'obiettivo è far ripartire Besana, metterci tutti, perché nel nostro piccolo, col nostro contributo, si riesca davvero ad affrontare questa emergenza che sta, speriamo, diventando sempre meno sanitaria, sta diventando sempre più economica. Quindi non piangiamo, io quanto, almeno per quanto mi riguarda, come abbiamo sempre detto anche in campagna elettorale e continuo a ripetere, guardiamo avanti. Ho finito. Grazie, grazie signor Sindaco. Se può spegnere il microfono. Allora, se ci sono altri interventi su questo argomento, la parola al consigliere Tolotta Massimiliano. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Farò questo intervento a nome dei gruppi di maggioranza Pozzoli Sindaco e Lega. I numeri di questa pandemia purtroppo non sono stati generosi con la nostra comunità, una delle più colpite della nostra provincia, sia dal punto di vista dei contagi, ma soprattutto da quello dei decessi. Questi concittadini, alle cui famiglie va tutto il nostro cordoglio, una volta finita l'emergenza, dovranno essere ricordati come meritano, visto che non è stato possibile dare loro l'ultimo commiato per motivi di sicurezza pubblica. L'ondata di contagi, un vero e proprio tsunami che ci ha travolti, sembra sia giunto fortunatamente nella sua parabola discendente. Una nuova fase iniziata da qualche giorno, la cosiddetta fase 2. Certo non deve farci abbassare la guardia. Dobbiamo tenere sempre molto alta l'attenzione. Ora è il momento della responsabilità da parte di tutti, per non ricadere nuovamente in un lockdown. Una ricaduta potrebbe essere devastante sia a livello sanitario ma anche economico. Il sindaco e la giunta sin dall'inizio hanno gestito ottimamente questa emergenza in ogni aspetto. Purtroppo questa situazione all'inizio ha comportato di fatto una sospensione temporanea dell'attività amministrativa, come anche detto dal sindaco più volte, per dedicarsi unicamente alla gestione dell'emergenza. Una volta finita la fase più critica, però, non ha impedito, seppur con mille difficoltà, di continuare i lavori già avviati in precedenza. Ad esempio, la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con quelli nuove tecnologia LED in alcune vie della nostra città, come state vedendo in questi giorni. Per quanto riguarda la comunicazione, è stata implementata la diffusione delle notizie, servendosi di WhatsApp quale canale diretto per informare i cittadini, soprattutto i più anziani e la fascia di popolazione che non utilizzano i social come Facebook ed Instagram per informarsi. Non è mancato il supporto alle persone più fragili e bisognose, così come a quelle in quarantena, garantendo loro assistenza e tutto ciò che necessitavano, dai pasti alle mascherine o semplicemente una chiamata per dimostrare vicinanza. In previsione dell'apertura, seppur parziale, delle attività economiche, a tutte le famiglie del nostro comune sono state distribuite gratuitamente 30 mascherine di comunità, frutto delle generose donazioni ricevute. Per uscire di casa, infatti, è necessario coprire le vie respiratorie, come previsto dalle varie ordinanze, sia regionali che dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, utilizzando una mascherina o più semplicemente una sciarpa o un foulard. Tutto questo è stato reso possibile grazie anche all'aiuto della Protezione Civile, del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, della Polizia Locale e dei tanti giovani volontari che hanno prestato servizio per la nostra comunità in questo momento difficile e a cui va tutto il nostro caloroso ringraziamento.
Sono sgradevoli e inopportuni invece tutti i tentativi di alcuni gruppi di minoranza di screditare continuamente l'operato dell'amministrazione, soprattutto in un momento delicato come questo. In particolare ci riferiamo a un video diffuso sui social in cui si dimostrerebbe che la tipologia di mascherine donate dall'amministrazione ai cittadini sarebbero addirittura pericolose e si invita a non utilizzarle per uscire di casa. Non entriamo nel merito del video, se non che quanto dimostrato non ci risulta sia suffragato da prove scientifiche, ma è solo frutto di fantasia personale. Riteniamo però che l'invito a non utilizzare le mascherine di comunità sia un fatto grave e inaccettabile, soprattutto perché proviene da un consigliere comunale oltre che da ex sindaco. Ora è il momento della responsabilità e di rassicurare e non certo di procurare allarme o paura ai cittadini. Consigliamo a lui e a tutti quelli che non l'hanno visto di andare a guardare il recente spot del governo su questo tema. Se questa è la tanto sbandierata collaborazione offerta a parole, ma poi non supportata dai fatti, onestamente si può farne anche a meno. Non so se brucia ancora la sconfitta delle elezioni comunali dello scorso anno, ma Cazzaniga non è più il sindaco, se ne faccio una ragione. Ora non è più lui a dover decidere, c'è qualcun altro che lo deve fare. Questa continua ricerca di visibilità non è sicuramente il miglior modo di fare politica. Grazie. Grazie consigliere Tolotta. La parola al consigliere Alfieri Pierangelo. Grazie Presidente. Pierangelo Alfieri, una città in dialogo. Allora, ringrazio il Sindaco per l'esposizione dettagliata di tutte le iniziative presenti, passate e anche future, anche se speriamo futuro breve e non futuro molto, molto avanti. Ritengo che nessuno oggi possa dire siamo usciti da una situazione, abbiamo fatto tutto bene, abbiamo fatto tutto male, abbiamo sbagliato. Senz'altro, per parte nostra, apprezziamo che c'è stato un grande sforzo in atto, no? In parte volontario, in parte diciamo doveroso e diciamo concepito a partire dall'amministrazione per fare fronte a tutto. Le situazioni erano tutte nuove e così come negli ospedali, quelle sanitarie e quelle sociali e sanitarie sul territorio erano nuove. Quindi penso che un giudizio dovrà venire fuori più avanti. Adesso, parte nostra, valutiamo che ci sono queste situazioni che sono molto mobili. Non voglio entrare nel merito, quindi voglio solo dare, ho sentito degli spunti sul discorso CNA Confartigianato e commercianti. Io mi concentrerei su queste cose, no? Che fanno parte dell'andare avanti, ma soprattutto fanno parte del tema economia, no? Economia che anche nel nostro territorio, colpito dal punto di vista del virus, assolutamente dobbiamo fare in modo che non venga colpito dal virus dell'economia, perché molto terra a terra, per aiutare i poveri e i malati ci vuole il fatturato, ci vogliono le risorse, no? Quindi su questo tema mi è sembrato di capire che ci si sta muovendo, se si può sapere qualcosa di più o se c'è già qualcosa di concreto verso le realtà imprenditoriali in generale, quelle che comunque danno lavoro, quelle che poi pagano lo stipendio e pagano le tasse con le quali poi le amministrazioni possono intervenire verso giustamente le fasce deboli, meno fortunati, perché purtroppo dai numeri che ho sentito, che abbiamo sentito e che sono reali, queste fasce deboli sono destinate ad aumentare, no? Basta vedere le proiezioni nazionali e tutto quanto. L'altro tema è che mi è sembrato di capire dalle comunicazioni ufficiali che Regione Lombardia ha predisposto un piano di investimenti, stanziamenti a favore dei comuni, dove il comune di Pesana dovrebbe avere una bella fetta, sì, ho letto 500.000 euro, no?
correggetemi se sbaglio. Ecco, volevo chiedere anche se su questo tema che prevede a fronte di un investimento delle progettualità, se c'è già in cantiere qualcosa, visto che sono cose abbastanza poi veloci da mettere a disposizione dell'amministrazione regionale come potenzialità per poter ottenere i fondi, se c'è qualche movimento. Ho finito, grazie. Grazie consigliere Alfieri. Adesso brevissimamente la parola per una replica al consigliere Cazzaniga. Consigliere Cazzaniga, un minuto, proprio una replica veloce, come abbiamo detto prima. Grazie. Velocissima. Mi rivolgo al capogruppo Tolotta. Io non ho mai detto che non si possono usare. Il consiglio era: se metti questo tipo di mascherina, stai almeno a 3 metri da chi ti è vicino. Se metti le mascherine chirurgiche, tutte abbiamo quelle chirurgiche, non siamo in pericolo. Se mettiamo le FP2, non siamo in pericolo, non mettiamo in pericolo gli altri. Molto semplice, didascalico, perché quelle mascherine date così, senza comunicazione, erano pericolose. Allora, scusate, eccomi. Grazie. Ho già spinto Roberta questa volta. Sì, grazie. Allora, mi chiede la parola brevemente l'assessore Gallenda. Grazie. Buonasera a tutti. Due comunicazioni molto veloci. La prima riguardo una cosa, secondo me, in passo in termini, vergognoso video che ho visto su internet, su Facebook, del signor Cazzaniga, delle mascherine. C'è un documento ufficiale, lo faccio vedere se volete, del Ministero del Consiglio dei Ministri, dove spiega l'efficienza batterica delle mascherine nei vari livelli. Il livello 1 indica efficienza batterica, filtrazione batterica del maggiore uguale al 95%. Le mascherine che abbiamo acquistato, documento ufficiale, filtrano in maniera un risultato di maggiore uguale al 98%. Quindi, quando lei dice certe cose che sono pericolose, forse è meglio che, visto che è una persona che è italiano, utilizzi bene i termini, in quanto di pericoloso non c'è assolutamente nulla. Sono mascherine che non hanno le caratteristiche tecniche dell'FP2 e FP3, quello sicuramente nessuno l'ha mai negato, ma non sono pericolose, altrimenti il pericolo sarebbe il foulard, sarebbe lo straccio, sarebbe qualsiasi cosa. Sono mascherine certificate che hanno passato il test presso una società internazionale, Chemic Lab SRL, tutto certificato, quindi bisogna stare attenti un attimo alle parole. Seconda cosa, per quanto riguarda quello che ha detto il consigliere Alfieri, la parte commerciale del territorio di Besana, le attività commerciali sono parecchio in difficoltà. Stiamo preparando un piano di intervento abbastanza importante a cui possono accedere queste realtà commerciali in maniera tale da dargli un aiuto per poter cercare di ripristinare, ristorare questa attività del mancato introito che in questo fino ad oggi hanno avuto. Chiaramente ci saranno percorsi differenti tra attività e attività, logicamente. Mentre una piccola cosa riguardo ai supermercati che non misurano la temperatura, c'è una norma indicata dove si obbliga l'attività commerciale a misurare la temperatura ai cittadini che entrano per fare gli acquisti con mascherine e guanti. Quindi abbiamo già consigliato ai supermercati di zona di dotarsi di questa strumentazione, ma alcuni fanno un po' fatica rispetto ad altri a utilizzarla. Alcuni sono più organizzati, alcuni meno organizzati. Quindi stiamo facendo anche queste tipologie di controlli, però in questo momento, in questo periodo, anche la polizia locale, cioè, non possiamo essere in giro a fare gli sceriffi sanzionatori e per tutto quanto. Bisogna utilizzare anche un po' di buon senso per spiegare magari a un cittadino che la mascherina sotto il collo non funziona, deve essere posizionata sopra il naso, sopra la bocca. Quindi ci sono modi e modi per poter comportarsi in maniera adeguata e per permettere ai cittadini di capire. Spiegare, dopodiché, chiaramente, se questo persevera in un'attività non consona, viene sanzionato. Questo mi sembra evidente.
Comunque le sanzioni effettuate a Besana per quanto riguarda queste attività del Covid-19 sono veramente poche. Effettivamente la cittadinanza ha risposto in maniera positiva a quanto prescritto. Grazie. Grazie Assessore. La parola al consigliere Villa Fabrizio. Grazie. Sì, grazie, grazie Presidente. Velocissimo. Ho sentito insomma dai alcuni consiglieri comunali alcuni termini che non mi sono piaciuti. Sgradevole polemica, ricerca di visibilità, si faccia una ragione, se ne faccia una ragione ha perso. Vergognoso intervento. Stiamo parlando di un consigliere comunale che è stato eletto democraticamente e che rappresenta dei cittadini di Besana. Tutti i consiglieri comunali rappresentano una parte dei cittadini di Besana. Tra le prerogative dei consiglieri comunali di minoranza ci sono quelle della critica, ci sono le prerogative dello stimolo e del controllo, cioè la democrazia. Trovo fastidioso, cioè trovo, voglio dire, non mi piace questo fastidio o questa sorta di allergia che vedo, che oggi sto sentendo verso queste prerogative che sono capisale della democrazia. Io spero di non tornare più su questo argomento in futuro e spero che ogni consigliere comunale abbia il diritto e il dovere, se lo ritiene opportuno, di stimolare, di criticare e di controllare. Grazie Presidente. Grazie consigliere Villa. La parola al consigliere Corbetta Alessandro. Sì, grazie Presidente. Velocissimo. In risposta anche al collega Villa che mi ha appena preceduto. Nessuno toglie le prerogative da consigliere, ma le prerogative dei consiglieri di maggioranza possono essere anche quelle di criticare un consigliere di minoranza che mette in discussione con un video, come dire, il consigliere Cazzaniga è politico di vecchio stampo, nel senso da tanti anni fa politica, quindi ha fatto un video per far passare un messaggio che 30 mascherine donate a testa ad ogni famiglia sono totalmente inutili. Quando abbiamo video commissionati dal Consiglio dei Ministri, quindi dal Governo, e ordinanze di Regione Lombardia che dicono che si può uscire di casa con mascherine di qualunque tipo, oppure coperti con foulard o con sciarpe e indumenti, quindi coprire la bocca con quella tipologia. Ricordo inoltre che quando noi abbiamo distribuito le mascherine, tanti cittadini, e ancora oggi in parte, tanti cittadini scrivevano a me, scrivevano sicuramente a voi, perché avevano delle difficoltà incredibili a reperire mascherine. Ricordo un'altra cosa. L'attuale governo ha anche dato una disposizione sull'utilizzo, sulla vendita di mascherine chirurgiche a 50 centesimi in farmacia, ebbene queste mascherine non si trovano, non le trova nessuno. Per cui ben vengano le mascherine che ha dato il sindaco, io le utilizzo, chiaramente vanno utilizzate mantenendo le distanze di sicurezza e le prescrizioni che vengono date dalle autorità, quindi dal governo e da Regione Lombardia, ma detto questo anche io ritengo che un video fatto in quel modo è un video che cerca di sminuire un'azione secondo me estremamente positiva e probabilmente mai vista prima da parte dell'amministrazione comunale, perché è stato fatto uno sforzo anche economico per dare ai cittadini uno strumento per proteggersi. E nessuno ha detto andate in giro con questo e baciatevi con la mascherina che vi diamo, non ha detto nessuno, però è stato dato quantomeno uno strumento di protezione per girare. A tanti, e mi riferisco anche a una certa parte male della cittadinanza che aveva dei problemi seri a reperirli, a tanti che non avevano, cioè questo è il dato di fatto. E chiudo
dicendo che le prerogative dei consiglieri sono sacrosante, ma se l'unico modo per criticare la maggioranza è sulla questione delle mascherine, vuol dire che evidentemente la maggioranza sta facendo bene e non avete altri argomenti per cui criticarla. Grazie consigliere Corbetta. Un'ultima risposta del sindaco sulle domande che sono state fatte e poi chiudiamo questo argomento. Grazie. Brevemente, signor sindaco, grazie. Grazie, sì, volevo solo brevemente rispondere ad Alfieri perché giustamente ha posto due questioni e meritano di essere trattate. Intanto lo ringrazio per l'onestà con la quale si rivolge all'operato mio e dell'amministrazione comunale e lo condivido anch'io che debba essere giudicato tutto alla fine, sono pienamente d'accordo. Ci sono le elezioni apposta, tra l'altro. Sul commercio ha già risposto l'assessore Gallenda, che era presente con me all'incontro con i vertici provinciali di Confartigianato e sarà presente con me al prossimo incontro con i primi commercianti che troveremo. Sta già lavorando su alcune proposte, su alcune idee per cercare di sostenere i commercianti. Perché in questo momento ovviamente la preoccupazione principale non è forse tanto affrontare la difficoltà contingente, ma è proprio il futuro. La preoccupazione è come ritorneremo alla vita normale. Questo investe anche, ad esempio, un aspetto importantissimo della nostra storia, della nostra città, che è il mercato. L'assessore Gallenda veramente si sta spaccando la testa in quattro per cercare di riaprire il mercato rispettando non solo le prescrizioni che ci vengono indicate dalla Regione Lombardia, ma cercando anche di far passare un messaggio in più alla popolazione, cioè che non sarà il solito mercato e che comunque verranno prese tutte le precauzioni per ritornare a vivere anche questo aspetto della nostra città. Se non siamo ancora partiti rispetto agli altri comuni è perché abbiamo grande preoccupazione nei confronti di questo momento davvero importante per tutti noi. Si sta lavorando davvero, teniamo sempre a mente che anche le famiglie dei commercianti del mercato di Besana, persone che conosciamo da tanti anni, perché per tanti anni ci conoscono anche loro, conoscono i nostri gusti, le nostre esigenze, perché sono i nostri, come dire, non so, sono come un esercizio di vicinato. Queste famiglie sono in estrema, grave difficoltà e anche loro hanno bisogno di ritornare passo dopo passo, almeno, non dico la normalità, ma almeno ritornare un po' a respirare, perché è l'unica fonte di reddito che hanno. Quindi pensate che ci sono commercianti che vengono per fare il nostro mercato da Torino, da Brescia, per farvi capire come è importante il nostro mercato e anche nei loro confronti la nostra comunità, visto che hanno fatto tanto per noi negli anni scorsi venendo qui da noi e portando la loro professionalità al nostro servizio, anche a loro dobbiamo una risposta. Davvero Gallenda con l'architetto Biraghi e il comandante Diana stanno perdendo la testa per trovare il modo più sicuro possibile per riaprire questo importante momento. Invece per quanto riguardano i soldi della regione, io ringrazio Regione Lombardia perché penso che abbia fatto veramente la cosa più intelligente che si possa fare in questo momento, cioè dedicare delle risorse agli investimenti. In questo momento di difficoltà io penso, nel mio piccolo, che la cosa più importante da fare adesso sia dedicare delle risorse, tra l'altro la regione lo fa indebitandosi, per iniettare lavoro, per iniettare liquidità disponibile subito, lo fa attraverso i comuni che sono sicuramente di tutte le varie articolazioni dello Stato, l'ente che riesce a mettere in cantiere i lavori più velocemente rispetto a tutti gli altri. Questa rappresenta una bella sfida per noi. Ringrazio il consigliere Corbetta, che è davvero una risorsa per la nostra città, perché ci ha permesso di iniziare a ragionare prima su queste ipotesi, perché appena si ventilava questa opportunità ci ha dato indicazioni di questa voce che poi si è trasformata in legge regionale. Abbiamo delle anche indicazioni da parte della regione su come utilizzare questi soldi, stiamo lavorando per fare quello che dicevo prima, cioè la linea adesso è questa.
cogliere l'occasione di un cambiamento necessario in un cambiamento positivo, per cui cerchiamo di non usare quei soldi tanto per usarli, ma cerchiamo di usarli per qualcosa di non solo utile ma anche bello. Venendo qua in comune trovate le barriere, ad esempio di Lexan, per proteggere gli utenti, per proteggere gli operatori. Ringrazio un noto fiorista di Besana che ho chiamato, perché ci ha regalato anche due piante, perché insieme a quelle barriere, insieme a quel cambiamento, dovevamo cogliere l'occasione anche per portare un po' di bellezza. Allo stesso modo cerchiamo di lavorare con i 500.000 euro, tale è la somma, che ci arriva da Regione Lombardia. Tenete conto che è facilmente presumibile che noi non avremo oneri quest'anno, o ne avremo comunque pochissimi, se mai ci saranno, e che sono di solito le risorse destinate agli investimenti, vale a dire a fare le opere pubbliche. Quindi è facilmente comprensibile che probabilmente quelle risorse comporteranno l'unica risorsa disponibile per investimenti. Quindi grazie alla Regione Lombardia, io penso che abbia fatto una cosa intelligentissima, e anche su questo ci misureremo nella capacità di utilizzare quelle risorse. Grazie. Grazie signor Sindaco. Allora devo fare una comunicazione al dottor Coscarelli. Il consigliere Gatti Vittorio è dovuto andare via e quindi da questo momento in poi è assente. Grazie. Quindi passiamo adesso al secondo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali seduta consiliare del 29 gennaio 2020. Consiglieri, avete ricevuto tutti i verbali inviati, quindi passiamo alla votazione. Vi chiamo uno per uno, quando vi chiamo telecamera accesa e microfono acceso dite favorevole o contrario, come abbiamo fatto la volta scorsa. Quindi, Carena Roberta, favorevole. Puzzoli Emanuele, favorevole. Corbetta Alessandro, favorevole. Anche la telecamera, grazie. Romanò Flaviano, favorevole. Riva Paola Patrizia, favorevole. Brusca Gin Davide, favorevole. Cacciatori Alessandro, favorevole. Tolotta Massimiliano, favorevole. Merazzi Gianluca, favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni, favorevole. Settamanzi Maria Giovanna, favorevole. Villa Fabrizio, favorevole. Cattaneo Andrea, favorevole. Maddaloni Stefano, favorevole. Alfieri Piero Angelo, favorevole. Grazie, quindi all'unanimità. Unanimità, 15 favorevoli. Benissimo. Poi, al terzo punto all'ordine del giorno, trattiamo la modifica degli articoli 9, 10, 15, 16, 39, 40, 42, 44 e 47 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera consiliare numero 14 del 27 marzo 2015. Lascio la parola al consigliere Cacciatori Alessandro, che ha seguito l'iter del cambiamento del regolamento. Grazie, consigliere Cacciatori. Grazie, presidente. Come esposto durante la seduta della Commissione Comunale Permanente Statuto Comunale, Regolamento del Consiglio Comunale Affari Istituzionali del 5 novembre 2019,
è stata riscontrata la necessità di apportare delle modifiche ad alcuni articoli del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare per quanto riguarda gli articoli 15 e 16 nei quali si riscontravano dei refusi di tipo numerico. È stata poi riscontrata la necessità di operare una distinzione in merito alle varie tipologie di sedute del Consiglio Comunale, andando a configurare quali sedute ordinarie e quelle sedute il cui ordine del giorno preveda proposte di deliberazioni collegate o propedeutiche ai bilanci. Vanno invece straordinarie tutte le altre sedute e infine si mantiene la seduta straordinaria d'urgenza finalizzata all'esame immediato ed urgente di determinati affari o problematiche. Come si evince dalle proposte di modifica degli articoli 39, 40 e 42, la distinzione tra le sedute poc'anzi citate si riflette anche nei termini di convocazione, andando a configurarsi in 5 giorni per le sedute ordinarie, 4 per le straordinarie e almeno 24 ore prima per quelle d'urgenza, sempre escludendo il giorno dell'invio della notifica della convocazione. Durante le sedute del 23 gennaio e del 17 febbraio della commissione precedentemente citata, si è discusso in merito all'istituzione della cosiddetta casella del consigliere, un'area web dedicata ai membri della giunta e del consiglio comunale, dove gli uffici possono depositare tutti i documenti oggetto di discussione ed eventuale approvazione in consiglio. Viene proposta l'ipotesi dell'istituzione di tale strumento, rimandando a future discussioni qualora venga istituita. L'articolo 47 necessita di una modifica in quanto la relazione previsionale e il programma dei lavori pubblici sono stati recentemente sostituiti dal DUP, il documento unico di programmazione. Da ultimo viene proposta l'istituzione della figura del vicepresidente del Consiglio Comunale, figura già prevista ai sensi dell'articolo 12 dello statuto di questo ente, che sostituirebbe il presidente qualora quest'ultimo sia impossibilitato a svolgere le sue mansioni. Il vicepresidente, eletto dal Consiglio nel suo seno al pari del presidente, non riceverebbe alcuna indennità e le modalità di nomina sarebbero le medesime, come previsto ex articolo 10 del regolamento con oggetto di discussione. Bisogna ringraziare i componenti della Commissione Statuto Comunale, presieduta dal mio collega, il dottor Romanò, con i quali vi è stato un confronto assolutamente produttivo, la presidente Carena per il suo costante supporto e ultimo, ma non ultimo, il dottor Del Giacomo, il segretario comunale, che nonostante oggi non possa essere presente, sono sicuro che riascolterà questa seduta di Consiglio Comunale e al quale porgo i miei più sentiti auguri. Grazie. Grazie consigliere Cacciatori. La parola al consigliere Cazzaniga. Niente, passo subito alla dichiarazione di voto. Il nostro voto sarà favorevole. Colgo anch'io l'occasione per ringraziare la Presidente che, siccome abbiamo avuto delle difficoltà dovute alla non presenza del dottor Del Giacomo, ha favorito un incontro di capigruppo di approfondimento nel quale il consigliere Cacciatore ha potuto chiarirci alcuni passaggi e, come dire, arrivare a questa condivisione. Colgo l'occasione, ho sentito che sta meglio, mi auguro che progredisca la guarigione del dottor Del Giacomo, al quale facciamo tanti tanti auguri e gli siamo vicini in questo momento difficile. Grazie consigliere Cazzaniga, ringrazio anch'io tutti i capigruppo per la disponibilità a lavorare come abbiamo lavorato in questo periodo un po' difficoltoso, ma siamo comunque appunto tutti insieme riusciti ad arrivare a questo risultato. Grazie a tutti. Se non ci sono altri interventi, vedo una mano del sindaco. Signor sindaco, le lascio la parola brevemente, prego. Ti chiedo scusa, non mi sono prenotato, però su questo punto ci tenevo sostanzialmente a dire due cose. Il ringraziamento al consigliere Cacciatori perché, come si è visto presentando lui il punto, ha lavorato davvero alacremente, tra l'altro fianco a fianco del dottor Del Giacomo. Questa modifica, che ha voluto tra l'altro fortemente il dottor Del Giacomo, un adeguamento al nostro statuto ed è un ammodernamento e un adeguamento alle nostre dimensioni, tra l'altro rappresenta uno strumento secondo me utile per i consiglieri comunali tutti, in particolar modo quelli di minoranza, che è quello che verrà poi implementato, spero, della casella del consigliere, perché permette a tutti di accedere ai documenti e magari non soltanto chi fa parte delle commissioni. Colgo questa occasione
per rivolgere un pensiero e un saluto al dottor Del Giacomo e alla sua famiglia, perché sì, c'è stato un lieve piccolo miglioramento che fa ben sperare, però la situazione rimane davvero davvero difficile, quindi avendo lasciato davvero una grande traccia di umanità in noi, ma con tutti i dipendenti comunali che hanno avuto a che fare con lui, anche più a stretto contatto, io penso che sia davvero giusto e doveroso riconoscergli un pensiero in questo momento, e che sappia che tutti noi facciamo il tifo per lui e non vediamo l'ora che ritorni a farci le sue incredibili citazioni qui in comune. Sono convinto anche che per quel poco che avete avuto tutti i consiglieri di conoscerlo, davvero è una persona da grandissimo spessore umano e professionale. Speriamo davvero che possa sconfiggere questa brutta bestia, come l'ha chiamato sua moglie ieri al telefono, in frettissima. E grazie ancora alla Commissione, in particolar modo a Cacciatori. Grazie. Grazie. Allora passiamo alla votazione, facciamo come prima, quindi votiamo per la modifica degli articoli 9, 10, 15, 16, 39, 40, 42, 44 e 47 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera consigliare numero 14 del 27 marzo 2015. Carena Roberta, favorevole. Pozzoli Emanuele, favorevole. Corbetta Alessandro, Corbetta Alessandro, lo chiamo dopo. Romanò Flaviano, favorevole. Riva Paola Patrizia, favorevole. Brusca Gin Davide, favorevole. Cacciatori Alessandro, favorevole. Corbetta Alessandro, favorevole. Tolotta Massimiliano, favorevole. Merazzi Gianluca, favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni, favorevole. Tettamanzi Maria Giovanna, favorevole. Villa Fabrizio, favorevole. Cattaneo Andrea, favorevole. Maddaloni Stefano, favorevole. Alfieri Piero Angelo, favorevole. Dottor Coscarelli, all'unanimità. Unanimità 15. Quindi. Allora, passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, che vede l'approvazione del piano di interventi per il diritto allo studio anno scolastico 2019-2020. Lascio la parola per illustrare il piano all'assessore Viviani Luca. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Buonasera alle consigliere e ai consiglieri qui presenti. Allora, è vero, l'approvazione del piano 19-20 potrebbe apparire quasi anacronistico, perché siamo quasi alla fine dell'anno 20. Purtroppo tutte le situazioni sociali, economiche, salute e anche di salute ci hanno portato ad arrivare tardi ad un'approvazione di un nuovo documento che era mio desiderio addirittura approvarlo prima di Natale. Purtroppo non ci siamo riusciti. C'è stata una veloce presentazione in Commissione Istruzione e Cultura, quando ancora ci si poteva incontrare, vuol dire che in quel momento era già pronta, e si parla, eravamo già a marzo,
E purtroppo tra una serie di avvenimenti, di accadimenti che sono successi, non siamo riusciti a portarlo a votazione quando avrei voluto, avrei desiderato approvarlo quanto prima. Motivazioni? Perché si è ritardato, oltre alle problematiche ovviamente che tutti noi conosciamo, è stata anche una mancata comunicazione da parte delle strutture scolastiche di una serie di documenti di cui noi avevamo bisogno per procedere a arrivare in fondo, per avere la contezza della situazione. L'abbiamo avuta, a marzo purtroppo non siamo riusciti ad arrivare in tempo. Il piano diritto allo studio, per chi ci sta ascoltando, è forse il documento più importante, è un documento, uno strumento essenziale attraverso il quale l'amministrazione comunale, tutte le amministrazioni comunali in genere, sostengono e garantiscono l'azione delle istituzioni scolastiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'amministrazione, in armonia con le istituzioni scolastiche, vale dire le scuole, definiscono un piano economico affinché le attività scolastiche abbiano uno sviluppo e una proposizione sul territorio e all'interno delle stesse istituzioni scolastiche. Ma non è solo un fornire di sostanze economiche ed energie economiche, ma è anche la necessità di svolgere un attento lavoro sinergico con le strutture. Noi non forniamo semplicemente dei soldi, ma chiediamo alle scuole di essere con noi collaborativi affinché si possa arrivare ad una definizione delle reali esigenze delle scuole. Molte volte c'è uno scollamento tra le strutture amministrative e le strutture scolastiche. Quello che io ho voluto fortemente fin da giugno, avere un rapporto stretto con le amministrazioni, in particolar modo con il comprensivo Giovanni XXIII, e anche un rapporto immediato di conoscenza, di rapporto e di stima di confronto con l'Istituto Gandhi. Più successivamente, poi dopo spiegherò, ho avuto anche un incontro con le paritarie. Abbiamo avuto degli incontri con le paritarie. Per cui, gli enti locali entrano a pieno titolo nel sistema dell'istruzione scolastica, ma attenzione, non entrano per dettare delle regole, ma per, ripeto, essere azione, condividere, cooperare con le strutture scolastiche. Questo è fondamentale perché tutti noi, tutti i cittadini, avere in mente che comunque sia la scuola è un luogo principe dove noi dobbiamo dettare delle regole. Innanzitutto la scuola è aperta a tutti, per cui noi dobbiamo favorire tutti gli studenti, tutte le studentesse che si approcciano ai vari livelli didattici. Ricordiamoci sempre che comunque sia l'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita, vale dire che noi dobbiamo cercare di sollevare le esigenze, sollevare le famiglie da quelle difficoltà che loro possono avere, e nel piano di studio c'è tutta una fase di sostegno anche economiche, anche alle famiglie disagiate. Per cui lo Stato, in questo caso l'amministrazione, tende a garantire e a favorire la scolarizzazione in genere. Detto questo, passerei proprio alla presentazione del piano diritto allo studio, così come è stato trasmesso ai consigli. Le risorse, il trasferimento comprensivo Giovanni XXIII. Il calcolo base è fatto sui 50 euro per studente, quest'anno conferiremo 56.000 euro più euro al 50 euro, secondo me, dico qui, mi assumo anche la mia responsabilità, è una cifra che forse è diventata inadeguata col passare del tempo. Col prossimo piano vedremo cosa possiamo fare per implementare. Ma lo dico già da adesso, questo piano diritto allo studio, come si presenta oggi, domani non lo vedrete più. È cambiato completamente tutto, è cambiato il modo di vivere, è cambiata la società, è cambiato il mondo della scuola. È chiaro, io che sono un insegnante delle superiori e vivo la realtà dell'istituto superiore, capisco benissimo come è cambiata la didattica. Fino all'anno scorso, ad esempio, la DAD, cioè la didattica a distanza,
non si sapeva neanche cosa fosse. Oggi è diventato l'elemento fulcro su cui si struttura tutta la didattica delle scuole, sia medie inferiori che medie superiori. Noi daremo in linea di massima l'80% già di questo importo fin da subito. Cioè, voi consiglieri in mano avete il piano di studio, in realtà, come potete osservare, essendo stato scritto tempo fa, non abbiamo più ritenuto di doverlo aggiornare perché sarebbe stato un rientrare sulle stesse numeri, ma quasi quasi lo consideriamo, come già dicevo prima, già superato dagli eventi. No? Superato dagli eventi perché comunque sia, come vedremo più avanti, è cambiato tutto, è cambiato completamente tutto, sia nell'ambito della definizione dei progetti didattici, sia nella programmazione, nella realizzazione all'interno della scuola. Abbiamo incontrato più volte la dirigente, l'ultimo incontro abbiamo avuto addirittura ieri, appunto su cui noi già ci siamo dati un appuntamento, al più presto, affinché si possa ridisegnare completamente la parte delle risorse da destinare all'istituto, al comprensivo, al qualunque livello. La novità che noi abbiamo voluto inserire quest'anno è comunque sia la rendicontazione puntuale di ciò che viene impegnato da parte della scuola. Nel passato venivano date delle risorse, molte volte queste risorse non venivano del tutto impegnate ed era uno spreco di energia, perché alcune risorse sarebbero dovute essere impegnate da un'altra parte e tornare dalle altre parti. Per cui chiederemo entro il 31 di agosto una rendicontazione puntuale e precisa riguardo gli giustificativi di spesa, perché così come le scuole devono rendere conto ai revisori dei conti, noi stessi dobbiamo rendere conto ai nostri revisori come noi abbiamo conferito queste risorse. Non possiamo conferire delle risorse di cui poi non abbiamo un ritorno, una pezza giustificativa, diciamo questo. Per cui è fondamentale che noi dobbiamo chiedere alle scuole una rendicontazione, qualsiasi essa sia, ma precisa. Ripeto, questo è stato un elemento che ci ha portato a un ritardo per la realizzazione del piano di interventi. Siamo arrivati finalmente a definire bene quale che noi chiediamo alle scuole, alle tutte le scuole, in modo tale che su questo passo cresceremo e andremo avanti rapidamente. Ripeto, è stato uno step nuovo, magari non compreso all'inizio, perché noi non è che vogliamo sapere come hai speso, ma in che maniera hai realizzato questi progetti. Ripetisco, non è nostra intenzione di questa amministrazione definire una linea didattica, non definire una linea politica. La didattica è libera, partendo dai decreti delegati del 147 degli anni 70, la didattica, l'insegnamento è libero, per cui qualunque scuola, qualunque insegnante può tenersi alla sua libertà di insegnamento. Noi siamo assolutamente libertari nei confronti della didattica. Cosa viene proposta dalle scuole? Noi ovviamente la sosterremo, vedremo in che maniera portarla avanti. Siamo assolutamente aperti, come abbiamo già detto a dirigente, aperti alle loro iniziative, la loro didattica, solo perché solo loro conoscono i loro studenti, solo loro conoscono i propri docenti, solo loro sanno cosa sia meglio per i loro ragazzi, anche all'interno dei progetti che potranno essere poi definiti in tempo successivo. Oltre a questo finanziamento, esiste anche un incremento, una rendicontazione, una cifra di altri 9.000 euro, che sono definiti come erano definiti per il progetto educazione musicale, ampliamento della strumentazione tecnologica e anche percorsi di educazione ai valori civici. Ovviamente, queste cifre che verranno comunque sia subito erogate, no? Verranno comunque sia subito erogate, sempre c'è una necessità di una rendicontazione precisa. Ora, fatta questa operazione, possiamo ovviamente riconoscere, vedere se sarà necessario uno spostamento economico dai vari capitoli
perché magari ci sarà necessario realizzare qualcosa. Se io dico che, non lo so, adesso non vedo più il consigliere Cazzaniga, se non ho, per cui non ho chiesto questo, non vedo più, non so se la scuola ad esempio ha realizzato percorsi di attuazione ai valori civici, perché in quel caso mi ricordo che invitavano degli esperti esterni per tenere delle lezioni. Ora, in questo caso, molto probabilmente, adesso immagino, l'esperto non si è potuto invitare, ma può anche darsi che l'esperto possa essere, non di persona, ma possa essere intervenuto direttamente, magari in una didattica a distanza, e possa aver fatto. Però vuol dire, date le risorse, ripeto, valuteremo insieme alla direzione quali sono i progetti che sono andati in porto, quali non sono andati in porto, come in che maniera riindirizzare le risorse che sono state date. Riguardo invece il trasferimento alle paritarie. Quest'anno noi trasferiremo, anzi in parte abbiamo già trasferito, no? Un importo direi anche importante alle paritarie. Attenzione bene, dico questo. Teoricamente noi faremmo questi trasferimenti solo ad approvazione del piano dei titoli. Ok? Ma data la contingente della situazione emergenziale, abbiamo preferito, io mi assumo questa responsabilità di aver in qualche maniera spinto gli uffici ad stanziare 3/5 dei finanziamenti alle scuole paritarie prima ancora dell'approvazione del diritto studio, perché ho conosciuto comunque sia che era una situazione emergenziale importante, per cui è chiaro che possiamo anche derogare una situazione e poter arrivare ad, come dire, erogare dei fondi. Anche qui abbiamo trovato una certa difficoltà. Perché? Perché molte strutture hanno difficoltà ad, come dire, a saper gestire certe richieste. Allora, anche qui siamo arrivati in fondo con una certa forza e abbiamo realizzato e abbiamo definito questo. Per cui, con l'approvazione del piano di diritto allo studio oggi, le paritarie riceveranno i rimanenti 2/5 che mancavano, per cui l'avranno ricevuto tutto il fondo. In più, viene dato un contributo di 10.000 euro per la gestione, diciamo, dell'apertura delle scuole nel mese di giugno e di luglio. Ok? Questo va incontro, va verso quella situazione già richiesta anche nell'ambito dell'ANCI, la documentazione che circola nell'ANCI, anche le richieste ultimamente avanzate, dove riguarda, si parla dell'avvio dei centri estivi. Per la fascia 06 si pone l'attenzione di tenere aperti gli asili affinché i bambini di fascia 06 possano ovviamente poter vivere. Immaginiamo cosa possano realizzare nell'ambito dei famosi, diciamo, li chiamano apertura dei centri estivi, li chiamiamo centri estivi. Sarà un grosso problema, però. La problematica è della vicinanza dei bambini. È vero che si dice che i bambini al di sotto dei 6 anni sono, tra virgolette, dico, immuni dal Covid. Però chi siamo noi per affermare una cosa del genere? C'è un comitato a Roma che decide che possa funzionare o non possa funzionare e noi ci atterremo a quello che viene detto. Ciò che viene detto dal governo, in questo caso, volente o nolente, ma lo accettiamo perché sappiamo che si muovono in un ambito di sicurezza. Per cui a consuntivo, verrà erogato a consuntivo, questo finanziamento, questi 10.000 euro, vedremo come verranno gestiti. Noi non entriamo nel merito di come vengono gestiti. Non diciamo a una scuola o all'altra come devi fare, come devi gestire, come ti devi muovere. Le paritarie hanno la loro autonomia e come tale potranno muoversi in questa direzione. È anche vero che comunque sia dovranno anche definire anche come, se potranno farlo, o potrebbero farlo, in ambito di sicurezza. Come dipenderà dalla loro capacità di gestione all'interno della loro attività.
Poi abbiamo erogato i famosi fondo della buona scuola. Abbiamo erogato, ci siamo, come tra virgolette, adeguati a ciò che veniva detto nel precedente piano di titolo studio. Cioè, questo piano di titolo studio che oggi presentiamo è comunque sia estremamente molto simile al precedente, perché non abbiamo potuto entrare in merito, perché entrando già ad amministrazione già avvenuta, no? Non è che potevamo stravolgere il documento. Questo è praticamente un documento che ricalca il precedente piano approvato dalla precedente amministrazione, dove noi abbiamo voluto variare. Abbiamo voluto variare semplicemente nel riscontro a consuntivo e a verifica degli impegni economici che sono già stati comunque sia finalizzati. E su questo andiamo avanti. Ripeto, l'altra volta erano 53.000 euro, erano stati destinati il 50% alle paritarie e il 50% per la messa a norma, messa in sicurezza dell'asilo nido comunale. Su questa anticipo già una parte, riguardo il 52.201 di quest'anno, l'amministrazione sta facendo una serie di valutazioni, che poi questo discorso lo riprenderemo eventualmente in fase successiva. Ovviamente si parla della refezione scolastica, quest'anno non si è potuto affrontare se non minimamente. Si sta valutando eventualmente solo per la partecipazione nel periodo da parte degli studenti la necessità di un recupero ancora economico, perché ci sono ancora piccole quote non versate da parte delle famiglie. In questo caso valuteremo qual è la necessità, se per volontà o per dimenticanza oppure proprio per necessità. Questo qui lo andremo a valutare, poi valuteremo questi punti speciali. Una cosa interessante e volevo richiamare la vostra attenzione riguardo il comodato dei libri. Ci è stato osservato, segnalato, che molti libri ormai sono libri digitali, vale a dire che il libro digitale, io ho il cartaceo e lo compro, ma posso anche devo scaricare anche la parte in PDF, no? Oppure anche gli esercizi collegati, gli esercizi da fare come compiti. Che succede questo? Molte volte, chiaramente, il libro è scaricabile una volta, l'esercizio per una volta, per cui il libro che poi ritorna indietro non è più utilizzabile. Per cui, ad esempio, sono già esclusi i libri di storia, matematica e geografia, che il libro rimane a carico delle famiglie. O anche su questa fase noi stiamo valutando, insieme sempre alla scuola di dirigenza, una valutazione veramente di far fare al comprensivo un salto di qualità. In questo è già stato chiesto ed è già stato avanzato da parte della dirigenza, è già iniziato la dirigenza, nel senso di arrivare a, come dire, a dotare, fatemi sognare avanti, no? A dotare tutti i ragazzi, ad esempio, delle medie, di un tablet, no? Affinché possano magari seguire le lezioni, fare gli esercizi, lavorare. Piuttosto che portarsi dietro 13-10 kg di libri, portarsi semplicemente quel materiale, un tablet che pesa 500 grammi, no, è esagerato, pesa poco meno, e liberare ovviamente il peso gravante sui ragazzi. Questo qui è un mio pensiero, ovviamente. Poi vedremo. Misurandoci sempre e in maniera esclusiva con la gestione della scuola, qual è la possibilità e in che maniera noi possiamo operare in questa maniera. Ripeto, sempre in maniera sinergica con la scuola, seguire le loro necessità, loro ascoltare le nostre possibilità, in modo tale di trovare un percorso unitario. Perché poniamoci sempre questa idea, e per me è fondamentale, per me è questo, sono 40 anni che sono nella scuola, e quando faccio l'orientamento e parlo ai genitori, parlo ai ragazzi, vi presento l'istituzione scolastica come un unico corpo insieme agli studenti e insieme ai genitori, perché l'obiettivo minimo finale è il risultato scolastico
il successo scolastico del ragazzo. Per cui ci sono tante necessità, tante risorse che noi metteremo in campo, ma sarò io per primo a proporle in questa direzione. Ad esempio, qui non è importante, ma lo faccio notare, gli studenti che necessitano di una inclusione culturale, cioè i NAI, cioè i nuovi cittadini italiani, no? Sono gli studenti che arrivano da paesi esteri, hanno difficoltà all'apprendimento della lingua, per questione i bambini che non hanno parlano già tranquillamente, ma la necessità, ad esempio, per questi bambini, queste bambine, di vivere un ambito culturale che è completamente diverso dai loro paesi di origine, ok? Che non è da poco, perché quando si parla di inclusione sociale, si parla anche di questa cosa. Noi non dobbiamo andare a realizzare una ghettizzazione culturale dei ragazzi che vengono dall'est o dall'Africa o dal Medio Oriente. E questo è il discorso. Per cui noi dobbiamo, questo qui per me è un obiettivo fondamentale, e mi pare che la lungimiranza anche di questa dirigenza ponga una particolare attenzione in questa situazione. Perché noi se puntiamo un'attenzione particolare ai bambini, piccoli bambini che arrivano, dove noi possiamo dare loro quella formazione, quella informazione culturale che li farà poi cittadini coscienti, attrezzati, cittadini italiani, questo per me è assolutamente fondamentale. Scusate, proseguo, anzi faccio più in fretta. C'è un discorso fondamentale che io vorrei farvi carico, perché comunque sia è un pensiero che per me da sempre mi coinvolge personalmente, non perché io lo viva, ma perché lo vivo anche come docente, tra molte attività che io svolgo. E all'interno dei progetti che l'amministrazione intende portare avanti, che propone, che ripropone, attenzione, non è che abbiamo inventato niente, che ripropone in maniera fondamentale, ma ci tengo a dire questo. Nel senso che il sostegno, il progetto non solo compiti i pomeriggi insieme. Cosa vuol dire? Vuol dire che con gli interventi volontari si crea presso la primaria dal martedì e al giovedì per 2 ore, diciamo, lavorare insieme con dei volontari, con i bambini la primaria, che hanno necessità di fare quello che una volta si poteva chiamare il dopo scuola. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire portare un grosso sostegno ai bambini che hanno delle difficoltà, ma soprattutto è un grosso sostegno per le famiglie, perché immaginiamo quanto possa costare a mandare a ripetizione un bambino, ok? In questo caso io lo chiamo, posso anche chiamarlo come sportello help, cioè il bambino, il ragazzo che non ha compreso una lezione si possa magari prenotare con un docente oppure presso questo centro dire: spiegami questa lezione, non ho capito questa lezione, me la fai vedere sotto un diverso aspetto? Perché molte volte succede questo, che ciò che spiega un maestro o un professore, in una certa maniera, se spiegato da un altro docente, questo appare molto più semplice, perché è una diversa capacità di spiegazione, magari anche un rapporto empatico anche diverso. Poi una cosa fondamentale, anche questo video sarà da valutare bene, cioè il progetto, uno sportello di ascolto psicopedagogico. È un elemento fondamentale, perché è uno sportello di ascolto per gli studenti, ma per anche e soprattutto per le famiglie. Oggi viviamo in un mondo, una società dove la comunicazione è iperbolica. Tutti noi siamo sui social, abbiamo 3-4 contatti, abbiamo 4-5 mail, partecipiamo a 150 chat e tutto il resto. Ma poi cosa succede? Che quando si rientra a casa non si sa comunicare con i propri cari, non si sa comunicare con i genitori, non si sa comunicare con i figli. Perché si è persa la capacità di raccontare e di chiedere un aiuto. Allora, quelli che hanno come me i capelli bianchi, quando tornavano a scuola, a casa, c'era, tra virgolette, quasi l'obbligo, no, della relazione di cosa oggi hai fatto a scuola. Ok? Come è andato, come è andata, e lì c'era la spiegazione, perché hai fatto bene, perché hai fatto male, e via così. Oggi invece si è perso questo contatto, e quando si perde questo contatto, che succede? Cosa che noi dobbiamo sicuramente andare a rapportarci di nuovo, non sappiamo più parlare con i nostri figli,
i genitori molte volte, io lo vedo, specialmente i genitori giovani, no? Che non riescono, come dire, ad interloquire con i propri figli, perché vivono delle realtà completamente diverse. Posso dire, posso anche portare anche l'esperienza, molte volte sono anche i genitori che non vogliono dialogare con i figli perché lo vedono quasi come un fastidio, ve lo assicuro. Io vivo una realtà molto particolare, per cui vedo certe situazioni e a me dispiace queste situazioni. Per cui molte volte siamo noi docenti che cerchiamo di essere elementi di trade union tra famiglia e ragazzi. Come dico sempre, non pensate di portarci i ragazzi a scuola, lasciarceli e pensate di riprendere tra 5 anni. Se non lavoriamo insieme, non riusciremo mai a creare dei veri cittadini. Per cui, e poi un altro fattore, che non abbiamo ancora valutato, ma dovremo valutarlo, saranno gli insegnanti che lo dovranno valutare, no? Che cosa c'è? Questa situazione, che di quarantena continua da 2 mesi, ma quali sono le conseguenze sui nostri bambini? Nessuno ancora ha fatto un esame psicologico, sociologico. Siamo tutti felici, la seconda fase, sì, che bello, andiamo in giro, eccetera, 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 eccetera. Ma sì, il papà con in giro con la bicicletta col bambino e tutto il resto, ma quelli che hanno vissuto in casa, che stanno vivendo in casa, delle situazioni particolari, dove mancano magari, ma ci sono delle famiglie dove il genitore non lavora più, non perché sta lavorando con lavoro agile, ma perché magari in cassa integrazione, magari c'è necessità di far quadrare i soldi, magari certe opportunità che c'erano prima non c'è più. Ci sono i genitori che sono tesi in queste situazioni, i bambini che non possono muoversi, perché comunque sì, i bambini devono agitarsi. Che cosa significa questo? Significa questo che comunque sia una ricaduta sui ragazzi, ci sarà sicuramente. Per cui anche questo dovremo stare attenti in questa direzione. Poi c'è un'altra cosa fondamentale, scusatemi, come dicevo prima, ci tengo moltissimo, alla scuola inclusiva. Anche qui. La scuola inclusiva cosa significa? Significa che c'è uno stanziamento di circa 13.000 euro, no? A favore, in sostegno alle attività dei ragazzi portatori di handicap, sia fisico che psicologico. Ed è un lavoro che io spero che sia stato portato avanti, anche in mancanza di questi fondi. Perché? Perché un ragazzo o una bambina che abbiano queste difficoltà, vivere reclusi in casa è una situazione assolutamente drammatica. Un ragazzo che ha dei problemi psicologici, io conosco, ad esempio, conosco l'autismo, conosco altre patologie, che vive recluso in casa e gli manca il contatto quotidiano con i suoi compagni, è dolorosissimo per lui. Perché già vive, ad esempio, questa sua difficoltà psicologica quasi come fosse una situazione di reclusione. Che succede? Succede che lo vive ancora di più. Allora, io posso portare le mie esperienze, ma non è caso che mettiamo a ragionare in tutte le situazioni, dei colleghi di sostegno con cui ci misuriamo quotidianamente per capire a che punto è la didattica fatta sui ragazzi. E questo finanziamento, questo progetto della scuola inclusiva, è sicuramente va in quella direzione, deve essere andato in questa direzione, ok? Perché c'è da fare un sostegno sia didattico, ma c'è da fare anche un sostegno anche domestico. Perché molte volte la necessità di un educatore familiare in casa è fondamentale, perché molte volte ci capita di avere a che fare con famiglie dove non c'è la capacità di gestire, di capire le problematiche psicologiche del ragazzo con un particolare tipo di handicap. Vi assicuro che c'è una casistica infinita, infinita. Okay. Sono semplicemente, prendete il manuale dell'ICF, è un libro che è alto 5 cm, talmente tanto contiene tutte le patologie che i ragazzi possono andare incontro. E infine, scusate se vi ho annoiato, c'è un rapporto con la parrocchia di Desana, no? Per la collaborazione, per la corresponsione educativa, una scelta ancora possibile, cioè un incontro, una serie di incontri, famiglie e educatori, affinché ci sia una esatta
correlazione nel rapporto figli e famiglie. Infine, vabbè, volevamo avviare e avvieremo un rapporto con i Gandhi. Io ritengo, quando ho incontrato la dirigente, sorpreso che non ci fosse stata un legame profondo tra l'amministrazione e l'istituto Gandhi. Mi è stato affermato che non c'era, adesso non voglio entrare nel merito come, quando, perché e quant'altro, cioè se non posso dubitare una cosa del genere. Al nostro punto di vista, di questa amministrazione, abbiamo sul territorio un istituto importante, e importante deve rimanere. Con loro vorremmo realizzare una serie di collaborazioni che portino lustro al comune di Desana e diano importanza al comune, alla scuola. Non a caso hanno partecipato, ad esempio, con un loro piccolo spettacolo alla inaugurazione del giardino inclusivo. È stato un piccolo spettacolo organizzato, è stato bene, mi è piaciuto. E questi sono piccoli passi dove noi dobbiamo andare a realizzare un insieme, accogliere, stringerci tutti insieme, amministrazione, ma non amministrazione, città di Desana, in tutte le sue varie manifestazioni, con il territorio, con le strutture scolastiche in genere, che siano quelle pubbliche, che siano quelle paritarie. Perché solo in questa maniera, dal mio punto di vista, ma ritengo che siete tutti dell'amministrazione, ma al punto di tutti, solo in questa maniera riusciremo ad andare a formare quei cittadini che domani prenderanno il nostro posto, sapranno gestire compiutamente l'amministrazione nei prossimi anni, diciamo mai 30, tra 30 anni, questi nostri piccoli studenti di oggi potranno essere gli amministratori di domani. Allora noi dobbiamo dargli, dal punto di vista, dobbiamo dargli tutti gli strumenti adatti perché possono camminare. E se tra, dico un paradosso, che poi tra 30 anni ci potrà essere un sindaco che si chiama Mohamed, come è successo a New York, ma va bene, ma sarà un cittadino che noi abbiamo formato, abbiamo preparato con una cultura democratica, una cultura italiana, che saprà apprezzare la Costituzione della nazione in cui è stato accolto e realizzato. In ultimo, volevo semplicemente fare una piccola elencazione finale. Quest'anno abbiamo messo a disposizione per un finale totale di 1.000.000, attenzione, ci sono dentro tutte le cifre, no? È una cifra di 1.118.000 che era ampiamente maggiore rispetto agli altri. Ritorno a dire, cosa noi abbiamo dato in più? Quello che io ci tengo a ripeterlo, cos'è? È l'assistenza agli alunni diversamente abili, che rispetto all'anno scorso sono stati incrementati di 40.000 euro, e il progetto della scuola inclusiva altri 12.500. Voglio dire che questo lavoro è stato fatto, scusate se siamo arrivati in ritardo, ma purtroppo la situazione è stata quella che ci ha molto obbligato, però ritengo dire che è stato fatto un documento che comunque sia è un trampolino di lancio, perché sicuramente, come vi ho detto già in premessa, questo documento fin da subito, ok, fin da subito, mi sono già ripromesso di incontrarmi già con la dirigente, verrà completamente cambiato, perché, come ho già detto prima, non ci sarà più una scuola, non ci sarà più una realtà uguale a ieri. Domani abbiamo dato una riduzione epocale, ciò che noi abbiamo subito, perché subito è questo il termine giusto, da questa maledetta malattia, no? Perché ci ha cambiato il modo di vivere, il modo di rapportarsi. Quando una volta incontravamo degli amici, un abbraccio e una stretta di mano, oggi dobbiamo star lontani. E questo noi dobbiamo imparare a vivere in questa maniera. Non sicuramente cambierà tutta la didattica, deve cambiare tutta la didattica. Oggi come oggi, magari dovremo magari puntare più verso una qualche cosa, verso una direzione, verso un modo diverso di vedere la didattica in genere. E questo assolutamente sì, ci dovremmo misurare, fortemente misurare con gli operatori del settore, ma non dico solo con la direzione didattica, ma con gli operatori del settore
che si occupano della formazione. Io dico anche misurarsi anche con le cooperative di sostegno, misurarsi anche con i gruppi di ascolto, misurarsi di capire le necessità. Ripeto, arriviamo all'approvazione di questo documento per poter dare ristoro alle necessità delle scuole, ma sicuramente il prossimo sarà diverso. Avevo già in mente un documento diverso quando sono arrivato qui in amministrazione, ma sarà ancora diverso rispetto a quello che è. Sarà un nuovo progetto. Io faccio vedere, voglio dire, questo era quello che io avevo in mente di realizzare, no? In realtà è stato completamente stravolto da una realtà che ci è piombata addosso come una maledizione. Grazie. Grazie Assessore Viviani. La parola al consigliere Villa Fabrizio. Prego. Sì, grazie Presidente. Volevo, per entrare nel pratico, se c'è la possibilità di fare un paio di domande. Più che altro legate ai servizi scolastici. Quindi mi riferisco in particolar modo alla refezione scolastica, quella dei trasporti. Se da questi servizi, diciamo, non effettuati in questi mesi di lockdown, di blocco, se si possono essere liberate delle risorse. Parlo della refezione scolastica, in questo caso chiaramente non avendo usufruito del servizio, voglio capire se chiaramente il comune avrà dovuto spendere meno per questo servizio, idem per quanto riguarda il servizio del trasporto, quindi se ci sono state queste risorse, diciamo, se sì, se le avete già quantificate e come andrete poi a utilizzarle. Un'altra domanda, più legata al discorso invece questo del trasporto, volevo capire se i 90.000 euro come quota a parte per il servizio TPL, diciamo la linea rossa, tanto per capirci, quella appunto del TPL che passa per Montesiro, ecco, se questi 90.000 euro che arrivavano dall'agenzia della regione praticamente, se abbiamo la garanzia che questa cifra venga incassata tutta, e poi se sarà disponibile eventualmente anche l'anno prossimo, questo non lo so, questo probabilmente non lo saprete in questo momento, ma lo saprete penso tra luglio e agosto, e se ci sono delle famiglie che, avendo pagato già la quota totale, diciamo, della mensa e dei trasporti per questi mesi di fermo, c'è la possibilità appunto per queste famiglie di un ristoro della cifra già spesa, già subito da adesso, o se invece verranno ristorati l'anno prossimo. Ritengo buono, ottimo anzi, sostenere la riproposizione del progetto di scuola inclusiva. Poi niente, per quanto riguarda il resto dirò nella dichiarazione di voto finale. Ecco, ci tenevo a sapere queste due cose che ho chiesto sui servizi e sulle risorse che si possono essere liberate in questi mesi. Grazie. Grazie consigliere Viviani. Allora. Momento assessore Viviani, devo prima comunicare al dottor Coscarelli la presenza del consigliere Duca Giovanni. Grazie. Ok, prego assessore, dopo voleva rispondere anche il sindaco, intanto brevemente l'assessore, poi risponde anche il sindaco, sì. Grazie. Sì, intervengo per la parte che più mi compete, riguardo le scuole. Allora, nella parte scuola... Se puoi alzare un attimo il volume della voce, grazie. Devo alzarlo? Devo alzare la voce?
Sì, assessore, cioè consigliere Villa, anch'io la sento molto, molto lontano. Non so se siamo io e lei che mi metto vicino, guardi, le entro nel monitor tra un po'. Allora, sto dicendo questo, riguardo al discorso mensa. Questa mensa no, vanno, il pagamento della mensa va a consuntivo di consumo, nel senso che la mensa viene pagata secondo quello che viene consumato. La mandavano ovviamente il bollettino alla famiglia, no? E secondo i consumi realizzato. Mi sente? Sì? Ah, ecco, no, perché per cui grazie. Per cui il discorso della mensa non è non c'è nulla a carico delle famiglie per questo periodo di chiusura, se non eventualmente c'è qualcosa di pregresso che deve essere ancora recuperato. Riguardo le sinergie da realizzare, c'è in parte nell'ambito dell'appalto di concorso anche la messa a norma e la fornitura di impianti nuovi da parte della vincente della fase. Ora, questa qui è una situazione che loro sicuramente andranno ad attuare appena sarà possibile accedere alla scuola, perché uno degli elementi premiali per l'appalto era stato la fornitura e l'aggiornamento, la fornitura e l'aggiornamento degli impianti del centro di cultura. Ovviamente la cosa si è fermata. Noi dobbiamo valutare bene un po' la questione. Per quanto riguarda invece dei trasporti, io lascerei la parola al sindaco perché compete all'assessore, anche Gallenda e anche al sindaco. Prego. La parola al sindaco Pozzoli. Sì, intervengo io su questo perché è giusto che il Consiglio Comunale sappia che cosa sta succedendo relativamente all'appalto forse più importante per il nostro comune, inteso in termini economici, e cioè il servizio del trasporto. Al momento siamo in attesa nei confronti delle famiglie e sulle comunicazioni alle famiglie, perché purtroppo, veramente sono saltato sulla sedia per questo, quando l'ho saputo, perché con un emendamento passato nella Commissione Bilancio del Senato, tra l'altro lo dico perché è giusto, bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare, dal Partito Democratico, con il Cura Italia è stato definito che i comuni debbano pagare per intero le corse che non abbiamo goduto, che le famiglie non hanno utilizzato, e c'è stato perfino vietata la possibilità di sederci al tavolo con l'azienda per trattare uno sconto per questo periodo di non utilizzo dei trasporti. Io sono convinto e sicuro che sia stato un errore a cui presto si porrà rimedio, perché come il nostro comune questa cosa ha un impatto economico devastante per tanti altri comuni e che presuppone poi una cosa, che poi noi si debba chiedere alle famiglie il ristoro completo perfino di quelle corse non godute. Io penso che sia una cosa da matti e folle e che misura un po' la distanza del palazzo dalla realtà. Permettetemi, no, non guardo a questo momento alla posizione politica di chi ha fatto l'emendamento, non so nemmeno il nome del senatore, però questo veramente dimostra quanto sia diverso amministrare, sporcarsi le mani nella realtà e quanto diverso sia legiferare. È una cosa che mi ha fatto ribollire il sangue. Spero che, e ho già interessato di questo problema, ovviamente i senatori, membri della Commissione Bilancio al Senato, ma vi dico di più, ho cercato di farlo anche con i 5 Stelle, spero davvero che con il decreto aprile, che è diventato il decreto maggio, si ponga rimedio a questa cosa, o che quantomeno venga lasciata la possibilità ai comuni di trattare con l'azienda, di sedersi al tavolo, di fare due conti insieme, perché quell'emendamento in questo momento ci vieta perfino questa possibilità. Per questo ancora siamo in attesa di dare una comunicazione certa alle famiglie sul pagamento della terza e ultima rata, perché prima dobbiamo capire come affrontare questa cosa, perché come potete immaginare sono tanti soldi e sapete tutti o quasi tutti, essendo stati già amministratori, che il nostro comune per erogare il servizio e per calmierare il prezzo delle corse
investe a fondo perduto più di 200.000 euro ogni anno. Quindi per il nostro bilancio questo che è un banale emendamento in Parlamento per noi è veramente una questione pesantissima, per cui siamo in attesa di questo. Sui 90.000 euro, mi ha detto Gallenda, lo ringrazio perché è passato di qua a dirmelo, che stiamo ricevendo per tranche i soldi, quindi stanno arrivando da Regione Lombardia questi soldi. Sulla mensa ha risposto l'assessore Viviani. Allora, sulla mensa, 16 di no, ti dico così, che semplicemente il pagamento, essendo caricando la carta, se tu hai consumato il pasto ti viene scalato, se non viene consumato il pasto non viene scalato. Quindi bisognerà vedere anche come riapriranno le scuole, per cui chi ha già caricato la carta, se da settembre in poi si potrà godere ancora del pasto, ha già caricato la carta, i soldi gli rimangono lì. Chi invece la deve saldare, salda per quanto ha potuto usufruire fino adesso. E comunque sui servizi stiamo ragionando ovviamente anche con l'ufficio per capire come tradurre l'eventuale risparmio in un ristoro da parte delle famiglie. Il punto focale, permettetemi di dire, è che però di fronte a proprio l'esposizione economica da parte del comune è davvero il trasporto, e di fronte a un emendamento di quel tipo che davvero mi ha fatto arrabbiare moltissimo, noi abbiamo preso tempo, aspettiamo che eventualmente venga corretto. Io sono convinto che il Parlamento corregga un errore di questo tipo e non ho paura di definirlo chiaramente un errore. Spero che il Parlamento corregga perché sicuramente questa cosa intacca tantissimi enti locali. Spero che il Parlamento corregga questa stortura e che ci dia quantomeno la possibilità di sederci al tavolo con l'azienda per arrivare a definire un quantum che poi ovviamente si tradurrà in ristoro delle famiglie. Perché così o il comune è tra il martello e l'incudine, o chiede i soldi alle famiglie per pagare il servizio o ce li rimette con la fiscalità generale, che ricordo ovviamente sono sempre soldi dei cittadini. Però non è possibile che ci siano aziende che ovviamente sono in sofferenza, ovviamente sono preoccupate per il loro futuro, ma vengono tutelate più delle altre, perché anche questo è un altro aspetto di questo emendamento, che ha di fatto creato un'iniquità di trattamento rispetto a delle aziende nei confronti delle altre che stanno invece incredibilmente soffrendo. Spero ci venga almeno concessa la possibilità di... Certo, poi esatto, cioè l'azienda ovviamente avrà messo, immagino, i dipendenti cassa integrazione, per cui non può godere da una doppia tutela da parte dello Stato. È una cosa che veramente mi ha fatto impazzire quando l'ho saputa, perché eravamo già pronti con i nostri conteggi per andare a sederci al tavolo con l'azienda, come si deve fare. E invece questa cosa di fatto ci ha frenato, quindi ai tanti che mi hanno chiesto cosa fare con la terza rata, ho chiesto per favore di portare pazienza, perché prima deve essere risolto questo problema, altrimenti ci risulta davvero difficile arrivare ad una decisione serena, che sarebbe stata per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, cioè di ristoro alle famiglie per il periodo non goduto. Invece così ci mette in difficoltà. Ho voluto rispondere io su questa cosa perché mi ha investito proprio personalmente e mi ha fatto davvero trasalire. Grazie. Grazie Sindaco, la parola al consigliere Cazzaniga Sergio Gianni, prego. L'intervento forse più compiuto per noi lo farà poi il capogruppo Fabrizio Villa. Io volevo solo così riprendere un passaggio riguardo alle relazioni tra le amministrazioni e il Gandhi, la scuola superiore. Sono state invece sempre molto, come dire, vicine, continue, sia quando c'era il preside, il dirigente Colombo, sia con l'arrivo della nuova dirigente Virginia Rizzi. Basti pensare che addirittura, grazie anche all'interessamento molto forte dell'ex assessore Beretta, si era fatto un'attività sulla scuola lavoro in cui i ragazzi del Gandhi tenevano in biblioteca dei corsi per i ragazzi delle medie sul tema dell'educazione artistica, per dare una delle tante idee. O potrei citare così il tavolo dello sport che ogni anno si realizza in collaborazione anche con l'amministrazione comunale, a cui è sempre presente l'amministrazione, cioè c'è una buonissima relazione. Quindi
assolutamente ha fatto bene l'assessore a continuare queste ottime relazioni col Gandhi e a presentarsi come ci fa molto piacere che abbia fatto anche lui per continuare una proficua collaborazione. Ecco, era solo un intervento per dire che assolutamente col Gandhi c'è un, come dire, o per ovvi motivi, anche perché è sempre stato citato, ma ripeto, c'era già prima, c'era già prima che ci fossimo noi, è continuata ad esserci, e bene, come vedo in questo passaggio, che ci sia ancora e condividiamo questa scelta di portarla avanti. Ecco. Grazie. Non so se il consigliere Villa voleva riprendere adesso la dichiarazione di voto o successivamente, altrimenti sì. Se non ci sono altri interventi faccio la dichiarazione di voto e sto. Dimmi tu, Roberto, mi dica lei. Ok, tempi tecnici. Allora, vabbè, se non ho capito male posso andare con la dichiarazione di voto. Ok. Vabbè, niente, allora, diciamo che alla luce dei dati che sono stati, diciamo, inseriti nel piano, considerato anche la continuità, diciamo, in essa contenuta, e anche quanto fatto di buono negli ultimi anni, il nostro intento è quello di, come dire, di continuare anche come forza di minoranza ad impegnarci per garantire il rispetto dei diritti di tutti i nostri ragazzi, di tutti i nostri alunni, sostenendo tutti i vari progetti degli istituti scolastici nell'ambito del piano di diritto allo studio. Il Comune di Desana storicamente, infatti, nel campo dell'istruzione ha da sempre confermato l'impegno che ormai dura da anni e che ritiene di primaria importanza verso la scuola. Ciò attraverso scelte precise che hanno retto anche di fronte alle forti crisi economiche che ci hanno investito negli ultimi anni. Questo con reali politiche di collaborazione con tutte le realtà scolastiche del nostro territorio. Ci rendiamo conto anche dell'anomalia che quest'anno ci porta ad approvare il piano molto tardi, praticamente a scuole terminate, anche per i motivi che tutti conosciamo. Quindi, anche stante l'urgenza di poter disporre della possibilità di utilizzare da subito delle cifre da mettere in campo per sostenere non solo i progetti, ma anche per garantire la sopravvivenza delle realtà delle scuole paritarie e per evitare il collasso del nostro sistema scolastico. Ed è anche in questo senso che la nostra mozione, che poi vi presenterò, deve essere letta come un grido di allarme che coinvolge le centinaia di famiglie e le decine di dipendenti che in esse lavorano. Quindi diciamo che la nostra intenzione è quella di non opporci all'approvazione del piano, consci delle parecchie criticità in esso contenute. Il piano presenta ovviamente dei numeri che non sono allineati alla realtà delle cose. Siamo anche, ovviamente, questo lo sapete benissimo, molto critici per la decisione del recesso del consorzio Brianteo Villa Greti. Detto ciò, per la dichiarazione di voto, come dire, faccio nostra una molto nota citazione dell'ex consigliere ed assessore Carlo Ratti, che approfitto di ricordare proprio oggi a distanza di 5 anni dalla sua scomparsa, utilizzando la formula della benevola astensione. Ecco, al limite, il sindaco può spiegare che cosa significa la benevola astensione ai consiglieri più giovani che non erano presenti gli anni scorsi. Ah no, una cosa ultima, sul discorso della rendicontazione. Io adesso non ho avuto modo di parlare né con la dirigente e né con l'ex assessore Beretta, però da quanto mi ricordo, visto che da Presidente del Consiglio comunque molte cose le vedevo passare anche sotto i miei occhi, la rendicontazione non mi sembra che sia una novità, anzi credo che sia sempre stata pretesa anche dalle scorse amministrazioni. Ecco, non è polemica, lo volevo dire per,
la precisione. Grazie. Grazie, consigliere Villa. Adesso la parola al consigliere Romanò per la dichiarazione di voto. Grazie, prego consigliere Romanò. Grazie Presidente, preannuncio il voto favorevole, anzi strafavorevole del gruppo Lega a questo punto. Ringrazio il nostro assessore che peraltro è nel mondo della scuola, perché ha fatto a mio avviso una relazione estremamente dettagliata e completa. Io non ho, francamente, nessuna osservazione da fare. Faccio un inciso su quella che però, a mio avviso, sarà, come ha già detto l'assessore, Viviani, la vera sfida che abbiamo davanti anche nell'ambito scolastico, anzi, forse a maggior ragione nell'ambito scolastico, che sarà la fase 2. Non so se avete visto quel filmato che è andato su tutti i telegiornali sul rientro a scuola dei bambini nelle scuole di Wuhan, perché loro hanno un calendario diverso e sono fra l'altro avanti un paio di mesi a noi, per cui mi è sembrato di vedere quello che toccherà fare a noi fra un po', con i distanziamenti, le classi ridotte alla metà, quando non a un terzo, la rilevazione della temperatura ai bambini all'ingresso delle lezioni, con l'evacuazione della classe nel caso si venga riscontrato un rialzo di temperatura all'inizio dell'accesso in pratica. Quindi sarà veramente una sfida, che questo interesserà sia la gestione proprio dell'attività scolastica come logistica, e poi indirettamente anche la questione dei trasporti, perché io penso che si potranno mettere molti meno bambini su un pullman di prima, con anche problemi di gestione di costi. Grazie. Grazie, chiedo scusa per i tempi lunghi, ma sono i tempi di accensione e spegnimento del mio microfono, quindi chiedo scusa se ogni tanto c'è una pausa un po' lunga tra un intervento e l'altro. La parola per la dichiarazione di voto al consigliere Tolotta Massimiliano. Prego, consigliere. Grazie Presidente. La mia è soltanto una dichiarazione di voto velocissima. Ho ascoltato tutta la relazione dell'assessore nel dettaglio. Probabilmente sarà l'ultimo piano questo fatto in un certo modo. Quando tutto sta cambiando dovremmo adeguarci anche noi, e anche la scuola dovrà adeguarci. Per cui voteremo favorevole a questo piano. Grazie. Grazie consigliere Tolotta. Brevemente il sindaco chiede di fare una brevissima risposta. Grazie signor sindaco, prego. Sì, volevo ringraziare Fabrizio Villa per il ricordo che ha fatto di Carlo Ratti. Spiegherò poi cosa vuol dire anche ai più giovani, magari anche a Stefano, perché magari ho anche meno la possibilità di vederlo, che cosa significa benevola astensione. Tra l'altro, ricordare Carlo proprio mentre approviamo il piano di diritto allo studio cade a pennello, perché tutti sappiamo quanto amore avesse per la scuola. Ai ragazzi più giovani dico brevemente che il fatto che un consigliere comunale venga ricordato da tutte le parti politiche come persona sempre pronta al dialogo, sempre disponibile, ma che metteva sempre davanti a tutto l'interesse e il lavoro suo proprio, era tanto, a volte confuso, ma era tanto lavoro per Besana, ricorda davvero, ci rende tanto quanto fosse lo spessore umano di Carlo. Per quanto riguarda il piano di diritto allo studio, volevo ringraziare per il grande lavoro svolto, anche in una situazione abbastanza difficile, l'assessore Viviani e l'ufficio istruzione. Non aggiungo niente rispetto a quello che vi ha spiegato Viviani, perché penso che abbia veramente raggiunto ogni articolazione del mondo scolastico nella sua esposizione.
Però devo ringraziare soprattutto in questo momento tutte le dirigenze scolastiche della nostra città, perché con tutte abbiamo avuto un dialogo costante per affrontare questa emergenza che ha travolto ovviamente anche il mondo della scuola. C'è stata una collaborazione stretta anche per ad esempio gestire tutta quella fase di distribuzione dei tablet e dei PC agli alunni che non li avevano. Bisogna essere orgogliosi del sistema scolastico della nostra città, perché ci sono state davvero tante persone, tanti insegnanti, in primis le dirigenti, che hanno lavorato, sono venute al lavoro, sono venute a Besana anche da lontano per permettere ai nostri ragazzi e ai ragazzi che a Besana studiano di avere i device per poter farlo, per poter studiare da casa, per non perdere le lezioni. Abbiamo avuto una collaborazione che è andata a toccare perfino l'aspetto sociale degli alunni della nostra città. Davvero un lavoro straordinario, spesso che si è svolto nel silenzio e nell'ombra, ma che le famiglie sono sicuro hanno compreso. In particolar modo ringrazio la dottoressa Biraghi per il grande lavoro che è stato fatto, il rapporto che abbiamo mantenuto in questi giorni e per la sfida che ci coinvolge adesso e con la quale, con la dottoressa Biraghi, abbiamo iniziato in questi giorni il percorso che ci porterà attraverso un costante dialogo tra l'amministrazione comunale, le scuole e le famiglie alla definizione di quella che sarà la nuova scuola che necessariamente dovremo avere, ovviamente per quanto di nostra competenza, dopo che avremo ricevuto le direttive nazionali. Però questo rappresenta davvero una sfida enorme per la nostra comunità. Andiamo incontro a qualcosa di mai sperimentato prima, che comporterà inevitabilmente delle scelte forti, che vedranno un passo avanti di tutti necessario, cioè comune, scuole, famiglie, per il bene e per la sicurezza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Anche in questa occasione dovremo saper cogliere l'occasione di un cambiamento necessario per tradurlo in un cambiamento positivo. Continuo a ripetere questa cosa che deve davvero diventare la nostra linea guida. Chiedo fin d'ora la collaborazione delle famiglie per cercare di aiutarci, aiutare la scuola e tutti insieme a lavorare per risolvere i problemi che inevitabilmente si porranno, con un indirizzo, cioè non dobbiamo aver paura di gettare il cuore oltre all'ostacolo, secondo me, non dobbiamo aver paura di cogliere l'occasione per fare quelle scelte che magari negli anni scorsi sono state procrastinate aspettando magari il momento giusto. Questo è il momento, perché dobbiamo immaginare davvero la scuola non del 2021, ma del 2031. Probabilmente questo ci impone di fare questo salto. Sono sicuro che anche dal Consiglio Comunale arriverà questo contributo per fare un passo così in avanti, che tra l'altro adesso ci viene imposto dalla realtà. Quindi grazie davvero a tutti quelli che hanno collaborato e lavorato alla stesura di questo piano e stanno già lavorando per la stesura del prossimo. Benissimo, grazie. Passiamo alle votazioni. Votiamo per l'approvazione del piano di interventi per il diritto allo studio anno scolastico 2019-2020. Carena Roberta, favorevole. Pozzoli Emanuele, favorevole. Corbetta Alessandro, che cosa hai pensato? Favorevole. Romanò Flaviano, favorevole. Riva Paola Patrizia, favorevole. Brusca Gin Davide, favorevole. Duca Giovanni, favorevole. Cacciatori Alessandro, favorevole. Tolotta Massimiliano, favorevole. Merazzi Gianluca, favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni, favorevole. Tettamanzi Maria Giovanna, astenuta. Villa Fabrizio, astenuto. Cattaneo Andrea, astenuto. Maddaloni Stefano, astenuto. Alfieri Piero Angelo, astenuto.
Dottor Coscarelli, se vuole riassumere. Abbiamo, siamo in 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 favorevoli, Carena, Pozzoli, Corbetta, Romanò, Riva, Bruscagini, Cacciatori, Tolotta, Marazzi e Cazzaniga. E 5 astenuti, Tettamanzi, Villa, Cattaneo, Maddaloni e Alfieri. Fabrizio, forse non solo ai consiglieri più giovani devi spiegare la benevola astensione. Il voto favorevole è per rispetto alla figura di Ratti. Il voto favorevole è per rispetto alla figura di Ratti. Scusa, se, mi sono permesso la battuta perché ho visto benevole astensioni. No, scusa Sergio, allora ho capito male. Siccome ho visto Fabrizio ridere, ho intuito che avessi sbagliato. Se non è così, chiedo scusa. No, no, è proprio perché la figura di Ratti stasera, come dire, se non certo da parte di Fabrizio, è stata poco ricordata per come è stata trattata. E allora ho votato favorevole pensando a lui. Allora, adesso votiamo per l'immediata eseguibilità. Carena Roberta, favorevole. Pozzoli Emanuele, favorevole. Corbetta Alessandro, favorevole. Romanò Flaviano, favorevole. Riva Paola Patrizia, favorevole. Bruscagin Davide, favorevole. Duca Giovanni, favorevole. Cacciatori Alessandro, favorevole. Tolotta Massimiliano, favorevole. Merazzi Gianluca, favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni, favorevole. Tettamanzi Maria Giovanna, favorevole. Villa Fabrizio, favorevole. Cattaneo Andrea, favorevole. Maddaloni Stefano, favorevole. Alfieri Piero Angelo, favorevole. Unanimità, 16 favorevoli. Grazie. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, che prevede l'eliminazione dei vincoli convenzionali inerenti l'area concessa originariamente in diritto di proprietà alla Seregno 2 Società Cooperativa Edilizia in via Mazzini. Cedo la parola all'assessore Viviani. Grazie, prego assessore. Grazie presidente. Allora, questo qui è già la seconda delibera di Consiglio Comunale che riguarda l'eliminazione dei vincoli convenzionali. Vado brevemente a ricordare cosa sono. Nella realizzazione dell'edilizia economica popolare negli anni 60 e 70, le amministrazioni comunali concedevano alle cooperative, in questo caso il Campanile della Seregno 2, delle aree per l'edificazione di edilizia economica popolare, o dei piani dei PEP o all'interno delle 167. Che cos'erano queste? Erano degli alloggi realizzati in ambito di cooperativa, cioè di associazione tra cittadini, per la realizzazione di immobili, immobili a costo calmierato, a un acquisto di valore calmierato, in parte perché no, gli oneri di urbanizzazione erano abbattuti e in parte perché comunque sia avevano una sua ragione sociale. Chi poteva accedere a questi immobili erano normalmente dovevano essere ovviamente persone senza altra proprietà immobiliare, con un reddito basso o comunque con difficoltà di accesso all'edilizia tradizionale, con una necessità comunque sia abitativa in generale. Per cui la realizzazione di questi immobili assegnati successivamente avevano dei vincoli, cosiddetti vincoli di diritto di proprietà, o chiamati anche vincoli convenzionali, in quanto in convenzione si definivano, innanzitutto si definiva il costo finale al metro quadro,
che normalmente era circa un 20-30% in meno del costo corrente sul mercato. E si ponevano anche una serie di vincoli, cioè l'impossibilità di vendere l'immobile assegnato in cooperativa entro i primi 5 anni o 10 anni a seconda del tipo di convenzione, l'impossibilità di vendere al termine dei 5-10 anni l'immobile sul mercato libero, ma deve essere comunque sia venduti a un prezzo definito sempre dal CIMEP o comunque in accordo con l'amministrazione, e non poteva soprattutto essere venduto a persone già in possesso di altri immobili o con una redditività più alta. La definizione della vendita comunque sia fatta alle persone con le capacità titolari di poter accedere all'acquisto dell'immobile erano comunque sia vincolate a un prezzo di acquisto determinato da una serie di coefficienti di vendibilità. E infine questi immobili erano assegnati in diritto di superficie e non in piena proprietà. Cosa significa? Che avevano la proprietà dell'immobile fino a 99 anni, rinnovabili per altri 99 anni, poi dopodiché la proprietà, l'area, rientrava in possesso dell'amministrazione e la stessa ne poteva fare quello che ne voleva, magari reiterare la convenzione con un'altra cooperativa dopo averla ristrutturata per 100 anni l'immobile sicuramente o da abbattere o ristrutturare e così via. Oggi invece la legislazione edilizia cerca e tende ad eliminare questa convenzione, sia perché comunque sia oggi l'edilizia convenzionata ha degli altri livelli, altre situazioni, ma soprattutto, come dire, pone questi immobili sul libero mercato, la possibilità di poterli gestire in autonomia. Cosa vuol dire questo? Che io per poter vendere il mio appartamento affittato in edilizia convenzionata devo comunque sia sciogliere questo atto convenzionale, in modo tale che io possa poi accedere al libero mercato. Però questa cessione è legata alla convenzione, cioè l'eliminazione dei vincoli. I vincoli importano, cosa comportano? Comportano il pagamento della differenza degli oneri maturati allora e non pagati allora, ma vengono versati a tutti. La differenza non è moltissima, perché su di un'unità può coincidere intorno al 7-8% del valore del mercato. Ma il prezzo di definizione non è definita dall'amministrazione, ma è definito dall'Agenzia dell'Entrata in accordo con l'ufficio del catasto. Cosa ci permette questo? Ovviamente lo scioglimento del vincolo convenzionale ci permette di vedere l'area, o meglio l'immobile, libero da qualunque altra situazione per poterlo vendere, per poterlo gestire come io. Io ritengo che sia comunque sia una soluzione ottimale, perché ho visto che comunque sia nel tempo varie amministrazioni di vario colore hanno teso verso questo obiettivo: liberalizzare un immobile e lasciarlo in mano all'attuale proprietario affinché ne possa fare ciò che lei meglio gli preferisce. Cederlo in seconda battuta ad altri o addirittura cederlo a proprio nucleo familiare, che prima non era possibile. Detto questo, penso che non ci siano altri argomenti da seguire. Grazie Presidente, grazie a tutti. Grazie Assessore, non ci sono richieste di interventi, quindi passiamo direttamente alla votazione. Quindi votiamo per l'eliminazione dei vincoli convenzionali ai sensi della legge 448-1998, articolo 31, commi da 45 a 50 e successive modificazioni e integrazioni, come recepita nel vigente regolamento, inerenti l'area concessa originariamente in diritto di proprietà alla Seregno 2, società cooperativa edilizia di via Mazzini. Carena Roberta, favorevole. Pozzoli Emanuele, favorevole. Corbetta Alessandro, favorevole. Romanò Flaviano, favorevole. Riva Paola Patrizia, favorevole. Brusca Gin Davide, favorevole. Duca Giovanni,
Favorevole. Cacciatori Alessandro. Favorevole. Tolotta Massimiliano. Favorevole. Merazzi Gianluca. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Favorevole. Tettamanzi Maria Giovanna. Favorevole. Villa Fabrizio. Favorevole. Cattaneo Andrea. Favorevole. Maddaloni Stefano. Favorevole. Alfieri Piero Angelo. Favorevole. Unanimità 16. Grazie. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Carena Roberta, favorevole. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Romano Flaviano. Favorevole. Riva Paola Patrizia. Favorevole. Brusca Gin Davide. Favorevole. Duca Giovanni. Favorevole. Cacciatori Alessandro. Favorevole. Tolotta Massimiliano. Favorevole. Merazzi Gianluca. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Favorevole. Tettamanzi Maria Giovanna. Favorevole. Villa Fabrizio. Favorevole. Cattaneo Andrea. Favorevole. Maddaloni Stefano. Favorevole. Alfieri Piero Angelo. Favorevole. Unanimità 16 favorevoli. Grazie. Allora, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Besana for Future e Besana Attiva per la promozione di interventi a favore delle scuole paritarie convenzionate con il Comune, finalizzati a compensare il mancato introito delle rette di frequenza a seguito della sospensione dei servizi educativi dell'infanzia disposta per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lascio la parola al primo firmatario, il consigliere Villa Fabrizio. Allora, grazie. Ripeto anche io il titolo. Quindi è una mozione dei nostri tre gruppi per la promozione di interventi a favore delle scuole paritarie convenzionate con il Comune, finalizzate a compensare il mancato introito delle rette di frequenza a seguito della sospensione dei servizi educativi dell'infanzia, disposta a contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Visto la sospensione dei servizi dell'infanzia, disposta per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19, visto le difficoltà economiche in cui si trovano le scuole paritarie convenzionate a causa dei mancati introiti da rette di frequenza e conseguenti sospensioni dell'attività, visto la comunicazione di Regione Lombardia del 10 aprile 2020 che alleghiamo e che recita: nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascun comune, Regione Lombardia indica la possibilità e l'opportunità di un riorientamento delle risorse attribuite a ciascun comune ai sensi del decreto 65/2017 a valere sul Fondo Nazionale per la realizzazione del sistema integrato 06 anni per l'annualità 2019. Considerato che il protrarsi del periodo di sospensione dell'attività delle istituzioni educative mette a rischio la tenuta stessa di tanti servizi educativi, in particolare dell'esempio tessuto di servizi privati e scuole dell'infanzia paritarie, con un forte impatto sulla vita quotidiana delle famiglie, sulla crescita dei bambini, sullo sviluppo del sistema dei servizi rivolti alla fascia da 0-6 anni di età, impegna il sindaco e la giunta a convocare i presidenti delle scuole paritarie convenzionate ad un tavolo che esamini la situazione economica delle stesse e individui gli interventi necessari per il proseguo della loro attività. Riorientare le risorse assegnate al Comune
a valere sul Fondo Nazionale per la realizzazione del sistema integrato 0-6 anni per l'annualità 2019 pari a euro 52.201,28, indirizzandole a copertura del mancato introito delle rette. Anticipare il prima possibile il pagamento a saldo dei contributi previsti per il piano di diritto allo studio per l'anno scolastico 2019-2020. Costituire un fondo per l'erogazione di contributi straordinari alle scuole paritarie nelle more di provvedimenti assunti a livello nazionale, sia con gli emendamenti avanzati al decreto legislativo 17 marzo 2020, Cura Italia, sia con l'auspicato rapido riparto delle risorse per il sistema 0-6 anni per l'annualità 2020. Sospendere per l'anno 2020 il pagamento della Tari. Ecco, su questo punto della Tari, se ci fosse anche la possibilità dell'esenzione sarebbe ancora meglio. Essendo la Tari una tariffa, come dire, un tributo piuttosto particolare, nel senso che deve quadrare il numero del servizio offerto, è chiaro che in questi casi se c'è l'esenzione vuol dire che chi non paga ribalta su altri il pagamento della tariffa stessa. Per cui ho preferito inserire la sospensione per l'anno 2020 della Tari. Basta. Grazie consigliere Villa. La parola per una risposta al sindaco Pozzoli. Allora sì, la mozione è assolutamente condivisibile, tanto che si inserisce in realtà nel solco di quello che si sta già facendo, di quello che è già iniziato in queste settimane, in questi mesi, perché ovviamente non può non cadere la preoccupazione della nostra città, della nostra comunità sulle nostre 5 scuole paritarie convenzionate. Poi non dimentichiamoci mai che c'è una sesta, che è l'Istituto Don Carlo San Martino di Calò. Analizzando punto per punto, volevo condividerla proprio con voi, volevo condividere questo ragionamento insieme proprio con voi. Allora, per quanto riguarda la convocazione dei presidenti delle paritarie ad un tavolo, abbiamo ottenuto ovviamente lo stesso approccio in un modo diverso, però visto che è difficile anche adesso fisicamente riunirsi tutti, ringrazio ovviamente l'assessore Fusco, che è l'assessore competente alla partita, perché insieme abbiamo chiamato una per una le presidenze delle scuole paritarie per avere un quadro e per iniziare con loro questo dialogo e per avere anche un quadro dettagliato della situazione attuale. Quindi c'è stato proprio un contatto telefonico in cui si è parlato a 360 gradi della situazione contingente, ovviamente, ma soprattutto poi di quello che dirò dopo, cioè di quello che rappresenta il nocciolo della questione problematica di questo momento. Poi, per quanto riguarda le risorse della misura 06, sì. Perché non se fosse stato semplice la distribuzione l'avremmo già fatta in qualche modo. Stiamo ovviamente coordinandoci con l'ambito, e tra l'altro non è soltanto il nostro di ambito, i nostri 13 comuni che stanno ragionando in tal senso, sono tutti gli ambiti della nostra provincia per ovvi motivi. Perché immaginate, mi viene in mente un esempio che mi è abbastanza semplice, l'asilo, la scuola materna, la primaria dell'infanzia di Vergo, dista pochi metri da quella di Carate. Si sta cercando comunque di ragionare per avere un criterio equanime in tutti i comuni nei confronti delle paritarie, per cercare di avere una stessa distribuzione. Chiaro è che noi ne abbiamo più degli altri, questo chiaramente sì. In questo punto però, ricordandoci che è la misura 06, manca nella mozione, secondo me, un riferimento che invece noi riteniamo indispensabile verso il nostro nido comunale, no? Su cui necessariamente noi dobbiamo porre l'attenzione, perché è evidente che i problemi che questo momento investono tutte le scuole paritarie investono anche la gestione del nostro nido comunale. Per quanto riguarda poi il terzo punto, anticipare il prima possibile il pagamento
dei contributi previsti per il piano di titolo studio, do notizia al Consiglio Comunale che è stato fatto qualcosa che mai prima era stato fatto, cioè si è anticipato il pagamento di una parte di contributi rispetto all'approvazione del piano di diritto allo studio. Approvando noi questa sera il piano di diritto allo studio, diamo già, chiudiamo il saldo dell'anno scolastico, ma una parte era stata anticipata nei mesi scorsi, proprio all'inizio dell'emergenza coronavirus. E anche in questo caso devo ringraziare il dottor Del Giacomo che ci ha reso i dotti di una novità, perché mai prima si era fatto, non era mai stato fatto prima, e ci ha dato la copertura, diciamo, no, dal punto di vista normativo su questa esigenza invece che si manifestava in modo così impellente. Approvando il piano di diritto allo studio di questa sera, con i tempi tecnici che so essere circa in 10 giorni, 15 giorni, tutte le paritarie convenzionate riceveranno l'accredito per l'ultima tranche dei contributi oggetto della convenzione. Poi invece per quello che riguarda la misura 06 dell'anno prossimo, è chiaro che se andiamo in questa direzione risulterà abbastanza semplice, no? Andare verso questo obiettivo, anche se vi dico in conclusione quello che penso. Invece poi per quanto riguarda la sospensione, non l'annullamento della TARI del 2020, al momento non è stata ancora comunicata. Condivido le riflessioni di Villa sul fatto che, essendo una tariffa che prevede una copertura totale del costo, significherebbe che altri debbano pagare di più. È anche vero che abbiamo ovviamente già fatto un'analisi anche su questo, l'importo non sarebbe così alto e verrebbe più che compensato dal contributo del tutto straordinario, perché mai prima è stato erogato completamente le paritarie o quasi completamente le paritarie dalla misura 06, quindi stiamo parlando proprio di due pesi estremamente diverse e le due cose andrebbero a più che compensarsi. Da quello che vi voglio dire è che dopo le chiacchierate che abbiamo fatto, queste prime chiacchierate che abbiamo fatto io, l'assessore Fusco, i presidenti, il problema vero che emerge, e anche con il Defonso, il presidente della cooperativa Cometa che gestisce il nostro nido comunale, la preoccupazione vera non è tanto relativa a questa contingenza, ovviamente, perché al momento le aziende, perché questo sono delle scuole materne che si trovano ad affrontare in questo momento, è un problema di aspetto finanziario, se a settembre potessimo tornare alla normalità di prima. La preoccupazione vera e profonda riguarda il futuro, riguarda che cosa verrà chiesto alle scuole, perché sicuramente gli verrà chiesto di tornare operative per permettere ai genitori di andare al lavoro. Ma se le prime ipotesi di un rapporto di un insegnante ogni 6 bambini dovessero essere confermati, chiaramente getta tutti, anche le scuole che hanno una solidità finanziaria più forte, getta tutti in una situazione estremamente difficile. Questa è la vera preoccupazione che è emersa nel confronto con le varie scuole e che ritengo doveroso riportare a conoscenza di tutta la nostra comunità. E su questo davvero ancora non abbiamo dipanato le nubi, perché non arrivano ancora riferimenti chiari. Mi rendo conto che per il Comitato Tecnico Scientifico, per il Governo, prendere una decisione in tal senso è estremamente difficile, quindi anche lì stiamo aspettando. Quindi, ritornando sullo spirito della mozione, che penso fosse tanto rivolto all'affrontare l'emergenza, ad affrontare la contingenza, direi che è assolutamente condivisibile l'impianto, però è un po' troppo stringente per quelle che sono le prescrizioni che vengono fatte all'amministrazione, perché ad esempio sulla TARI al momento non abbiamo ancora certezza, non abbiamo ancora contezza nemmeno sulla composizione, perché questo sarebbe stato un anno di cambiamento per la tariffa, perché erano previsti ad esempio degli aumenti di costi per il conferimento dei rifiuti, in particolar modo paradossalmente il secco, cioè quella parte che viene più differenziata meglio. Era un anno già di cambiamento.
Quindi andare ad innestare anche questo, anche se per una cifra piccola, se bisogna riconoscerlo, è difficile. L'esenzione l'abbiamo già sospesa. C'è qua l'assessore Riva con me, tra l'altro, che mi sta, di fatto non è stata ancora richiesta, quindi in qualche modo è come se fosse così. Poi, per quanto riguarda l'orientamento per intero della misura 06 nei confronti delle materne paritarie, veramente secondo me manca un riferimento al nido comunale. Perché oltre all'utilizzo che è stato fatto anche in passato della misura per gli adeguamenti normativi dello spazio, forse quest'anno sarà necessario anche guardare un pochino più in là per quanto riguarda la gestione della cooperativa Cometa. Davvero è stato qui il presidente proprio fisicamente qui in comune, forse ieri o l'altro ieri, non ricordo più, su cui davvero anche lui al momento non riesce a prospettare dei termini temporali più lunghi rispetto alla prossima settimana, alle prossime due settimane. Io veramente considererei anche di utilizzare queste risorse anche in parte assolutamente ridotta, perché poi ci sarebbe anche comunque uno sforzo da parte dell'amministrazione comunale qualora venisse richiesto nei confronti del nido comunale, sapete che è stato oggetto del nostro programma, però ritengo giusto considerare all'interno di questa misura, tra l'altro come fa la Regione Lombardia, che questi soldi ce li dà tutta la platea della popolazione scolastica. Per quanto riguarda invece gli altri due punti, cioè convocare i presidenti, anticipare il prima possibile il saldo, di fatto la mozione viene superata nei fatti, perché sono azioni già state poste in essere. Quindi vi propongo, qualora siate d'accordo, di costruire insieme. Non è stato possibile perché non ce lo consente questa modalità di consiglio, penso non sia possibile sospendere e andare in sala giunta per discutere insieme una modifica della mozione. Vi propongo però di rivedere insieme alcune parti, ma proprio alcuni termini, ad esempio invece che mettere impegnare il sindaco alla giunta, mettere in vita, questo non per altro, ma veramente per lasciare, perché è troppo stringente, lascerei di più la possibilità col seguirsi dei prossimi giorni, delle prossime settimane, di magari prevedere anche interventi che ad oggi non abbiamo ancora immaginato, ma che possono essere più profondi nell'aiuto alle scuole paritarie, e di modificare la parte di sospensione della Tari, lasciando proprio di valutare la sospensione, proprio perché vi dicevo che se ci arriva, scusate. Se la sospensione... anche perché, come diceva Villa, la sospensione di fatto non impone la cancellazione del pagamento, ma solamente un rinvio. Allora, quindi se valutiamo lasciare la valutazione della sospensione o dell'esenzione, anche metterei, potremmo ragionare insieme di modificare la mozione, di farla di tutto il Consiglio Comunale, e quindi inserire il Consiglio Comunale tutto nel solco già scavato dall'amministrazione comunale, che sta ovviamente andando incontro ad un rapporto più stretto con le nostre scuole paritarie. Per costituire, perché in realtà è la formazione... Ah, ecco, sì. Mi chiede l'assessore Riva cosa intendete esattamente per costituire un fondo per l'erogazione di contributi, perché in realtà ci sarà nel bilancio. Perché il capitolo, scusa? Il capitolo ci sarà sicuramente, quindi è esattamente un fondo, per cui se la regione confermerà, come immaginiamo, la misura anche per l'anno prossimo, non sarà necessario costituire un fondo. Il bilancio di previsione prevederà già un capitolo, no? E dentro il quale mettere questi soldi. La differenza però è che costituendo un fondo dedicato ci impegneremmo ancora una volta ad escludere il nido, e già è difficile programmare i prossimi mesi, immaginare già il bilancio del prossimo anno diventa ancora più complicato. Quindi le considerazioni che vi faccio sono: introdurre una considerazione del nostro nido comunale e non legare troppo le attività anche specialmente sull'anno prossimo, perché dovremmo avere la possibilità ancora di ricomprendere il nido, ma di lasciare la creazione di un capitolo che sicuramente ci sarà nel bilancio di previsione dell'anno prossimo, per poi ridiscutere nell'anno prossimo come ridistribuire questi fondi, che sicuramente, come è stato in passato, come oggi, come sarà domani, andranno ripartiti tra le scuole paritarie convenzionate. Quindi volevo farvi questa proposta, la faccio anche al gruppo
di Alfieri, se tutti insieme riusciamo a scrivere questa pagina per veramente affiancare il Consiglio Comunale all'azione dell'amministrazione comunale, perché questo merita l'azione delle scuole paritarie nella nostra città. Quindi chiedo a voi se siete d'accordo. Grazie. Allora, aveva chiesto la parola al consigliere Cazzaniga. Facciamo parlare prima il consigliere Cazzaniga, poi ti ridò la parola al consigliere Villa. Prego, consigliere Cazzaniga. Niente, come si è visto anche dall'impostazione delle richieste che venivano fatte in questa domanda che si faceva all'amministrazione, il tema è quello di voler collaborare veramente, per cui accettiamo assolutamente questa apertura del signor sindaco e, come dire, se c'è da variare la parte iniziale, come diceva, su una richiesta di disponibilità anziché una cogente richiesta, penso che adesso poi interverrà Fabrizio Villa, daremo assolutamente la nostra disponibilità. Chiedo una cosa sempre da capogruppo. Questa può essere un primo passaggio di coinvolgimento. Mettiamo quelle parole, trasformiamola in una mozione del Consiglio Comunale, però su questa questione facciamo un piccolo esperimento. Se ci troviamo, è chiaro che ci troviamo tutti i capigruppo o chi delegherà il capogruppo in maniera veloce, senza perdere tempo, e su questa questione arriviamo a trovare una soluzione, ecco, che ci sia in generale, dove lo si ritiene opportuno, una maggiore disponibilità a discutere, perché questo è quello che vogliamo. Abbiamo cercato in diversi modi, questa era un'altra strada per cercare una condivisione nelle scelte di questo tipo. Se è questo l'esperimento che dobbiamo fare, io, come dire, da capogruppo, ma che ha discusso con tutti gli altri capogruppo, ma era questa la nostra intenzione, la disponibilità piena a cambiare, come dice il signor sindaco. Fabrizio, non so cosa ne pensi tu. Sì, no, beh, assolutamente. Io, per quanto riguarda le modifiche proposte, non ho nessun problema. Volevo specificare il fatto che non è che ci siamo dimenticati dell'asilo nido, è che allora l'asilo nido, diciamo che rispetto alle paritarie in questo momento, probabilmente, dico, magari non so, dovrei studiarlo meglio, però potrebbe avere minori problemi per le famiglie, in quanto già c'è il nidi gratis che vanno a coprire buona parte delle rette, quantomeno di quelle famiglie con un ISEE inferiore ai 20.000 euro. Pur essendo essendoci dei servizi ulteriori come il pasto o, mi sembra, i pannolini, che comunque, non avendo usufruito del servizio, non si andranno a pagare. Per cui è chiaro che comunque vedevo il nido magari più, aiutato in una creazione di quel fondo che dicevo nel punto successivo. Però va bene, non ci sono problemi, anzi, se vogliamo mettere all'interno di questi 52.000 euro del 2019, sperando che ci siano anche poi nel 2020, poi da mettere a bilancio, va bene inserire anche la quota per l'asilo nido, ecco. Poi sulla convocazione dei presidenti, ok, ci siamo. Sull'anticipazione del pagamento a saldo, ok. Per la TARI, chiaro, se si può fare, se addirittura si può anche tentare con l'esenzione, tanto di guadagnato, mettiamolo come condizionale, diciamo, rispetto a le leggi che ci saranno in questo senso. E poi, niente, come ha detto Cazzaniga, è giusto. Naturalmente, dal momento in cui uno presenta una mozione, automaticamente dà la disponibilità poi anche a collaborare rispetto a trovare delle soluzioni. In questo senso, vabbè, io sono qua, qualora lo vogliate, se non dovesse volerlo, ci sono lo stesso.
Allora, c'era il consigliere Cazzaniga, voleva dire chiudere una parola anche lui e poi si è prenotato il consigliere Alfini. Ecco, così poi, come dire, il sindaco ha una visione generale. Riguardo all'asilo nido, la difficoltà di inserirlo era che prevedevamo già che ci fosse questa discussione diretta tra la cooperativa e l'amministrazione, per cui non sapevamo a che punto fosse il livello di, come dire, ma appunto se risolviamo, come diceva il sindaco prima, ovviamente lo possiamo inserire senza, ecco, assolutamente nessun problema, ecco. Prego, sindaco, un attimo, una risposta breve, poi il consigliere Alfieri, grazie. Sì, intanto vi informo che l'assessore dell'IVA stendendo il testo da proporvi, cambiano veramente proprio due verbi, non è niente di drammatico. Vi do una notizia sul nido, tenete conto che in questo momento il nostro nido comunale ha sospeso le rette, non sta nemmeno chiedendo una percentuale magari relativa ai costi fissi, sta chiedendo zero alle famiglie. Rispetto ad altri comuni, ci ha detto il presidente della cooperativa Cometa, non hanno ancora iniziato un dialogo con noi, avete già capito che è venuto qui proprio per iniziare un confronto, anche se in questo momento siamo ciechi sia noi che la cooperativa stessa. Però vi ricordo che anche il Nido è investito, anche la cooperativa è investita pesantemente da questa situazione, è una cooperativa che ha 90 dipendenti, quindi immaginatevi la preoccupazione da parte del gestore di una situazione come questa. Quindi per questo io vorrei lasciare veramente le porte più aperte possibile, anche perché banalmente se dovessimo scoprire che sono inter necessari interventi strutturali sul nido o semplicemente, come diceva l'assessore Fusco, l'acquisto di nuovi materiali, giochi doppi banalmente, per evitare che passino da un gruppo all'altro, se davvero si andrà nella direzione di tenere i gruppi contingentati, dovremo sopportare anche eventualmente questo aggravio di costi e ovviamente riguardando i bambini non porremo mai troppi limiti, però insomma dobbiamo iniziare quantomeno a pensarci. Tra l'altro io ringrazio il gestore per il grande sforzo che sta sostenendo nei confronti della nostra comunità, non chiedendo nulla alle famiglie che mandano i bambini nel nostro nido. Per quanto riguarda i nidi gratis, sì, è vero, una parte garantisce una copertura certa, al momento però sono legati alla rendicontazione, per cui se il bambino non frequenta, da quello che attualmente abbiamo capito, perché è stata fatta anche la richiesta alla regione, per cui siamo anche in attesa di quello, se non c'è la frequentazione, a questo punto non c'è neanche il rimborso. Questo sembra delinearsi. Quindi anche da quel punto di vista si apre una strada diversa rispetto a quanto preventivato e quindi anche da quel punto di vista dobbiamo tenere in considerazione di un'altra eventuale difficoltà. Quindi stiamo davvero ragionando, per quello non volevo mettere troppi paletti, proprio per condividere un dialogo con tutti gli attori di questa vicenda per cercare non solo di fronteggiare la contingenza, ma anche di iniziare ad immaginare il futuro, perché poi abbiamo un altro problema che prima o poi deve essere affrontato e che non riguarda solo Besana, ovviamente, riguarda tutta Italia, riguarda tutti noi, è che noi siamo passati nel giro di pochi anni da fare 200 bambini all'anno, più di 200 bambini all'anno, a farne 93 nel 2019. Capite che nonostante gli sforzi dell'amministrazione comunale, dell'assessore Fusco, miei personali e dell'assessore Casiraghi, però stiamo, o prima della Maddalena Mauri, chi passa da qua comunque viene, contribuisce, diciamo. Risulta davvero un problema serio da affrontare questo, no? Che comunque già si stava manifestando all'orizzonte. Quindi c'è una somma di criticità alle quali bisogna far fronte. Quindi assolutamente il tema è meritevole di discussione. Devo tra l'altro aggiungere che la risposta delle varie scuole non è stata
uguale per tutte, no? Anche nei confronti delle richieste alle famiglie. Ci sono state delle differenze su cui poi ovviamente secondo me bisogna sempre rispettare l'autonomia delle scuole. Io veramente questo lo pongo come principio. Come sapete, ho a cuore le scuole, in particolar modo quelle paritarie, e quindi il rispetto dell'autonomia, soprattutto da chi rappresenta lo Stato, anche nell'ente comunale, come facciamo noi, bisogna sempre mantenere come stella polare il rispetto totale dell'autonomia, perché altrimenti non avrebbe più senso la scelta di una scuola paritaria. Quindi su questo dobbiamo tenere sempre presente anche questo, che dobbiamo raffrontarci tra pari con singolarmente ognuna delle scuole. Non so se l'assessore Riva è pronto adesso a presentarvi queste piccole proposte di modifica. Però se devi intervenire... Devi spegnere tu le proprie, però. Devi abbassare il... Ecco, grazie. No, adesso deve intervenire il consigliere Piero Angelo. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Allora, non posso essere che d'accordo ad appoggiare una mozione che crea un focus sulla scuola paritaria. Sicuramente è parte essenziale del nostro sistema besanese, ma comunque nazionale, al servizio pubblico, perché pubblico non vuole solo dire statale, ma il servizio pubblico di educazione è svolto in parti uguali, diverse, libere dalle scuole statali e dalle scuole appunto paritarie, che in questo frangente vedono ancora più, diciamo così, difficile il loro percorso. Per quanto riguarda la mozione, ho lasciato esprimere i colleghi della minoranza che hanno steso la mozione. Evidentemente noi siamo favorevoli a ogni forma che possa creare attenzione e sostegno a questa modalità che è espressa, tanto come dire, radicata anche nel nostro territorio, dell'educazione delle giovani classi. Quindi adesso vediamo che cosa verrà prodotto come documento finale, però confermo anche il sostegno del mio gruppo. Grazie. Grazie, consigliere Alfieri. Assessore Riva, al testo da leggere, prego. Sì, allora, Emanuele, puoi chiudere, devi spegnere l'audio, se no fa rimbombo. Ok, grazie. Allora, se cambiamo i verbi, quindi i verbi successivi diventano non stringenti, possiamo anche lasciare l'impegna. Impegna il sindaco alla giunta a... Punto 1. Convocare i presidenti delle scuole paritarie convenzionate, invece di dire ad un tavolo che esamini, diventa per esaminare la situazione economica, che poi è una cosa che è già stata fatta, ma ovviamente è un processo anche in divenire, perché poi anche come il bilancio del comune cambierà, anche le scuole avranno sempre nuove notizie. Quindi rileggo la frase: convocare i presidenti delle scuole paritarie convenzionate per esaminare la situazione. E questa è la modifica. Poi il secondo punto dice: riorientare le risorse assegnate al comune a valere sul Fondo Nazionale per la realizzazione del sistema integrato 0-6 anni per l'annualità 2019 pari a euro 52.102,38, invece di dire indirizzando la copertura del mancato introito delle rette, metteremmo per le scuole paritarie asilo nido comunale. Perché? Perché in realtà non dovrebbe la divisione, vi dico già anche che l'altro giorno il sindaco, l'assessore Viviani, l'assessore Fusco hanno già fatto anche pure delle ipotesi su questo, quindi in realtà ci sta pensando. Ovviamente non avendo ancora una soluzione definitiva, e vi dico già che l'ipotesi che io ho visto è già molto sbilanciata nei confronti delle scuole paritarie, quindi lasciamo tutte e due le cose senza parlare delle rette, perché la riorientazione a questo punto non è che andremo a chiedere
a ogni singola scuola quanta retta gli manca. Quindi in realtà è per lasciare maggiore libertà poi nella decisione. Quindi invece di dire legato solo alle rette, dire per le scuole paritarie asilo nido comunale. Il terzo punto va bene così, perché comunque è l'atto che verrà fatto adesso. E invece, dato che non mi è chiaro poi qual è l'impegno, cioè cosa siamo impegnati a fare con la parola costituire, un fondo, direi scrivere valutare la costituzione di un fondo. Ripeto, il capitolo ci sarà e poi le risorse decideremo poi, come diceva il sindaco, successivamente come farle. Sospendere, in realtà, la sospensione di una cosa che non esiste, non posso neanche sospenderla perché è sospesa per tutti i cittadini. Come sapete, l'emissione della Tari viene fatta a luglio e ad oggi, come diceva il sindaco, non si sa neanche come verrà fatta. Allora, invece di dire sospendere, scriverei più genericamente fare la valutazione per l'anno 2020 del pagamento della Tari o non lo so, un verbo, adesso se Sergio vuole darci un verbo diverso, comunque invece valutare, di mettere la valutare. Valutare, fare una valutazione del pagamento della Tari per l'anno 2020, insomma, questo è la... per poi poterne parlare successivamente, insomma, perché il ragionamento poi, la sostanza l'ha già detta il sindaco sulla Tari e anche sulle risorse, poi sarà definire il quantum. Abbiamo già fatto dei pensieri, ma ad oggi ve li diremmo se fossimo già sicuri di come dividerli, non l'abbiamo ancora deciso, abbiamo solamente pensato. Però queste azioni poi nella sostanza, alcune sono già state fatte, alcune sono in divenire, alcune poi verranno fatte come quella sul 2020, però quella è un po' più difficile, ecco. Quindi le parole da cambiare sono poche. Se va bene, se adesso non so se avete delle opzioni. Allora, adesso intanto do la parola al consigliere Romanò, che aveva chiesto parola anche prima. Prego, consigliere. Ma sono anch'io d'accordo ad arrivare a un documento comune. Quello che ha detto adesso l'assessore Riva per me va bene. Non abbiamo potuto fermarci a parlare, ma penso di interpretare anche il mio gruppo dicendo che siamo tutti d'accordo anche noi. Grazie. Grazie, chiedo agli altri capigruppo se vogliono dire qualcosa ancora in merito. Non so, per me va bene, devo sentire, non abbiamo avuto modo di confrontarci anche con Giovanna, Stefano, se per voi va bene dite anche la vostra. Prego, consigliere Maddaloni, se vuole dire qualcosa, prego. Sì, no, io sono in linea, non sto qui, cioè nel senso credo che i tecnicismi poi siano stati già toccati, quindi io mi trovo in linea con quello che abbiamo detto. Posso, Presidente? Prego, consigliere Tettamanzi, prego. Per me va bene, l'unico... il discorso del riorientamento della somma a valere sul fondo 0-6 anni, indirizzandola alla copertura delle rette, era un'indicazione proprio della Regione Lombardia, che prima aveva dato una direttiva per come dovevano essere utilizzati questi fondi e adesso dà la possibilità di riorientarli a copertura delle rette. Però vabbè, poi vedremo strada facendo che cosa... come dovremmo destinare questi fondi. Non si sente. Ecco, ci vuole un attimo di tempo, ora che accendo il microfono. Grazie, consigliere Tettamanzi. Consigliere Tolotta. Grazie. Sì, anche noi siamo a favore di un documento condiviso con le modifiche che ha proposto l'assessore. Quindi per noi va bene così. Grazie. Allora, assessore Riva, se vuole replicare, spiegare bene. Volevo replicare, forse, anzi, non forse, mi sono spiegato male, cerco di replicare alla consigliera Tamanzi.
è questo. Il motivo della cancellazione non è, è chiaro che viene, vengono dati dei soldi, e nella sostanza il motivo è perché comunque vengono introitate meno rette o comunque meno soldi in generale. E non voglio legarlo magari a obbligarmi a chiedere a ogni singola scuola, magari dire quante rette ha incassato meno a febbraio, a marzo, ad aprile, eccetera, eccetera, e stare a fare col bilancino queste cose, cioè è trovare magari una cosa diversa che poi ovviamente va a integrare la copertura di che possono essere le rette o altri costi che hanno le scuole. Ecco, non vorrei legarmi a dover poi fare dei calcoli molto precisi su questo, quindi in realtà avere un criterio che ovviamente poi i soldi vengono dati, vanno nel bilancio delle materne e copriranno sostanzialmente le rette, però era per non legarmi solamente a quella misura, ecco, era questo, e poi ci permette di scrivere la frase anche legata all'asilo nido comunale, quindi essere più generico il ragionamento, non era chiaramente quello è il primo motivo, poi nella sostanza. Grazie, se nessun altro vuole intervenire direttamente, chiederei all'assessore Riva a questo punto di rileggere completamente il testo dall'inizio alla fine, per poter poi procedere alla votazione del testo corretto. Grazie. Scusate, non abbiamo... Le correzioni, scusa Alcide, fino a dove arrivano le correzioni? Fino a allora aspetta, della... perché non ho sentito quello che ha detto, non ho sentito quello che ha detto Roberta, se volete ve le rileggo. No, Roberta ha detto di leggerle tu, se tu leggi la parte fino, mi senti Alcide? Sì, adesso sì. Se tu leggi la parte fino alle correzioni, sì. E poi facciamo che da lì in avanti la finisce Bicio, così l'abbiamo letta tutta e l'abbiamo condivisa, dai, può essere un'idea, no? Allora, tu leggi la parte fino a quando è corretta, leggi tutta tu e poi la finisce Bicio. Come volete, cioè in realtà le correzioni sono pochissime, quindi sono... Allora di le correzioni così le sistema, soprattutto per il segretario, tanto ce l'hai lì poi gliele dai. Ma gira, giusto? Gira tutta, no? Va bene. Gira tutta intera, no? Okay. Basta. Allora ve la leggo? Sì. Allora, sì, con... votare il testo corretto. Va bene, fino impegna il sindaco uguale. Poi rimane convocare i presidenti delle scuole paritarie convenzionate per esaminare la situazione economica delle stesse e individuare gli interventi necessari per il proseguo della loro attività. Riorientare le risorse assegnate al Comune a valere sul Fondo Nazionale per la realizzazione del sistema integrato 0-6 anni per l'annualità 2019 pari a euro 52.201,28 per le scuole paritarie asilo nido comunale. Anticipare il prima possibile il pagamento a saldo dei contributi dal piano per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2019-2020. Valutare la costituzione di un fondo, e qua rimane tutto uguale, fino a per l'annualità 2020, e poi direi fare la valutazione per l'anno 2020 del pagamento della Tari. Fine. Poi distinti saluti, a questo punto non so se oltre a scrivere Fabrizio Villa, Stefano Maddaloni, se bisogna aggiungere anche a questo punto gli altri nomi o lasciamo il consiglio comunale, votiamo a favore. Su questo però lo lascio ai capigruppi. Fai pure il consiglio comunale, va bene. Va bene, ottimo, va bene. Il consiglio comunale. Va bene. D'accordo. Ok. Diciamo che posso, Roberta, un secondo. Sì, prego. Niente, l'obiettivo chiaramente di questa mozione era il focus sulle paritarie, soprattutto in questo momento, e quindi diciamo che da proponente della mozione posso ritenermi soddisfatto del risultato, diciamo, raggiunto e della condivisione del Consiglio Comunale su questo obiettivo. Grazie a tutti. Grazie, allora passiamo alla votazione del testo così come è stato concordato.
Carena Roberta, favorevole. Pozzoli Emanuele, favorevole. Corbetta Alessandro, andiamo avanti. Romanò Flaviano, favorevole. Riva Paola Patrizia, favorevole. Brusca Gin Davide, favorevole. Duca Giovanni, favorevole. Cacciatori Alessandro, favorevole. Corbetta Alessandro, favorevole. Tolotta Massimiliano, favorevole. Merazzi Gianluca, favorevole. Castaniga Sergio Gianni, favorevole. Tettamanzi Maria Giovanna, favorevole. Villa Fabrizio, favorevole. Cattaneo Andrea, favorevole. Maddaloni Stefano, favorevole. Alfieri Piero Angelo, favorevole. Unanimità, 16 favorevoli. Grazie, allora ringrazio tutti i capigruppo e tutti i consiglieri per questo momento così di unità, di intenti per questa mozione condivisa e approvata da tutto il Consiglio Comunale. Grazie davvero a tutti. Prima di chiudere il Consiglio, non abbiamo altri punti da discutere, ma volevo fare un paio di ringraziamenti velocissimamente. Beh, prima di tutto il dottor Coscarelli, che ci sta assistendo in questo periodo, e quindi la ringraziamo tantissimo. Grazie, per essere con noi. E poi un ringraziamento veramente grande al nostro consigliere Merazzi Gianluca, che questa sera ci ha permesso di poter trasmettere, di poter svolgere il consiglio comunale a livello tecnico, perché ha impiantato lui tutto quello che è il servizio tecnico di questa sera e ha gestito tutto quello che c'era da gestire, e quindi senza di lui stasera non saremmo potuti come dire, andare in onda, anche se non è proprio un termine forse appropriato, però visto che siamo tutti in video andiamo in onda anche noi, come tanti altri in televisione. Quindi grazie al consigliere Merazzi e grazie a tutti quanti per essere intervenuti. Se anche il sindaco vuole fare un ringraziamento, mi ha detto che la ringraziamo anche lui, prego signor sindaco, poi ci salutiamo. Volevo ringraziare Merazzi perché davvero per un imprevisto non è presente il dottor Libolla, e Gianluca ci ha permesso davvero di fare il consiglio comunale. Tra l'altro, se avrete modo di vederlo nei prossimi giorni, addirittura con le grafiche, quando ognuno di noi parlava veniva associato al nostro volto il nome, la lista e la carica, quindi è stato eccezionale. Grazie Gianluca, grazie davvero. Grazie a tutti, buona serata, buon appetito, perché immagino che come me anche voi tutti non avete ancora cenato, quindi buon appetito e buona serata a tutti. E grazie. E buonanotte a voi praticamente. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao, buona notte. Ciao a tutti. Grazie Gianluca. Buonanotte a tutti. Buona serata. Buonasera a tutti. Buona serata. Buonasera. Ciao ciao. Allora, abbandono.